è la intro più western che sono riuscito a fare. Bellissima. E funziona benissimo. E quello che state ascoltando è Fumble. Per un pugno di... Il Fumble West. E Morroid. Euro? Morroid, dove è Morroid? Non dire questo. No. Io continuo a essere sulla giunzione delle due... Quindi per un pugno di Morroid per te potrebbe essere una triste realtà. Sì, veramente è... Fumble Now! Fumble Now! Fumble Now! Codice che potete usare per... comprare. Scrivete Fumble Now e non mi pinzerò lo scroto fra le due panchine, se volete. Fumble Now è la parola che potete usare per non essere risucchiati da Cthulhu nel suo vortice di caos e distruzione. Mi sembra... una cosa adeguata. Oh, perché questa sera giochiamo a Call of Cthulhu, settima edizione. Power! Oh, un gigantesco! Okay. Però è molto bello. Manuale base, settima edizione. Manuale base. Non la, è Euclideo. E questo è Cthulhu che già sposta le cose. No, è il ventilatore che abbiamo aggiunto al... il nostro setup, grazie a chi ai nostri ascoltatori che ci hanno donato i soldi per comprare il ventilatore. Che adesso grazie mille. È uno degli speaker. Assolutamente sì. A proposito di, ci avete donato dei soldi per comprare il ventilatore. Immaginate che sia anche un rotolo di paglia, quelli nella strada. Chiaramente rosa. Sì. Giusto, vero. Potete andare su famogdr.it/shop e comprare i nostri gadgets. Ma potete anche usare il codice Fumble Now Fumble nella Now. Stessa pagina. No Fumble. Per comprare il manuale di Urban Heroes. Yeah. E il codice ufficiale di Fumble Now. È l'unico che effettivamente vi dà qualcosa. È un agriturismo. È un agriturismo, ma in maniera meno ufficiale. Per il resto potete fare delle donazioni. Trovate il pulsante su fumblegdr.it o potete fare direttamente anche a QWERTY. Che è il network di cui facciamo parte, di cui potete diventare soci, e invece che fare una donazione ogni tanto quando vi ricordate, vi ricordiamo noi quando farle, perché è una quota mensile. Sono yes. Socio, socio. 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 E io, no. Lascia stare. Detto questo, che altro c'è da dire su Fumble GDR? Di andare su iTunes a lasciare delle recensioni e dei commenti a 5 tentacoli o 5 punti sanità mentale. Tanti 5 punti mentali. Dipende se dipende sono quelli se... che ti tolgono o esatto. Sono quelli che hai. Li hai persi o li hai recuperati? Su perché? Quanti? Ah, io qua vedo. Sono domande a cui risponderemo oggi. Io ho un sacco di sanità da perdere. Qua vedo 90 su 99. Ah, sei voglia. Quello più sano di mente. Questa cosa cambierà. Incredibilmente, sei quello più sano di mente. Manto, come sei messo? Non te lo dico. Ok, va bene. Manto non è messo benissimo, ma che lui strano. È proprio come persona. Ah, ok. Sì, mio personaggio. No, beh, anche mio personaggio, pensavo meglio. Io sono uno straccione. Sì, sì, io sono quello messo peggio. Ma perché hai studiato tanto? Chiaramente no, no. La sanità mentale scende. No. Il personaggio messo peggio in realtà è di Andrea, che stasera non è riuscito a venire. E che però... perché quando il tuo personaggio in Call of Duty è messo abbastanza male, tu ti perdi nello spazio e nel tempo. Anche nella tra vita le reale. Esatto. Nella vita reale, sì, esatto. Sì, assolutamente sì. E stare fermo un round vuol dire mille anni. Secondo me la sanità l'ha persa con lo sciopero. È possibile, è estremamente probabile. Perché lo sciopero transdimensionale. Ecco chi c'è dietro. Non gli Illuminati, ma Cthulhu. È probabile. Quello è un complottismo che capirei. Esatto, stavo dicendo che mi aiuterebbe sì. A capirlo, sì. In parte lo capirei quello. Si portano detto, avanti. Detto questo, stasera appunto giochiamo al richiamo di Cthulhu. In un set bellissimo. Ma perché devi richiamarlo? Ma lascialo lì. È perché prima ero occupato, adesso lo richiamo. O forse perché è il meno peggio. Possibile. No, comunque, non è neanche il meno peggio. Ricordiamoci bene che è tanto tempo che Claudio non masterizza qualcosa che riguarda gli antichi. E questo probabilmente lo sta facendo soffrire dentro. Perché? Assolutamente. Ma sì, adesso soffriremo noi. Cioè è dallo speciale di Natale delle tracce di Cthulhu che non faccio niente. Guarda, dallo speciale di Natale. Io penso che in realtà quelli che soffriranno non saranno i Claudi di tutti i mondi, ma saranno i nostri personaggi. Ho l'impressione di sì. Comunque, due parole speech sul richiamo di Cthulhu, che è il gioco praticamente che ha imposto il Dicento come sistema... Posso? Tanto che tu non arri, io lo sfoglio, lo guardo. Il Chaosium. Il Chaosium, esatto. Che è la casa editrice americana. È manuale. È un bel peso. Massiccio. Bello massiccio, c'è un sacco di roba dentro. Da quella sensazione Treccani. È in tech. Dei genitori. Sì. Non ti senti di aver buttato i soldi. Quello senza dubbio. Ecco, se anche non vai, ecco punto. Le particolarità del sistema sono che, a differenza di Warhammer, che pure è un sistema di 100, che però punisce il giocatore... a ogni, esatto. Ogni peso spinto. Intanto già punisce. Lo punisce se ci giochi, sei già punito. Cthulhu ti punisce ma in maniera diversa, nel senso che ha un elevato tasso di mortalità, se non muori diventi passo di suicidi.
Questo perché e questo non perché il sistema funziona male, ma perché il sistema è fedele, è fedele e funziona bene. Sei un poveraccio o anche una persona molto ricca come me, però ci sono gli antichi e quindi impazzisci o muori. Guardandoli in faccia ti viene la gioia. Il dado da 100 si tira se è sotto la vostra caratteristica, ce l'avete fatta. Ci sono tre possibili difficoltà: normale, difficile e estremo. Sì. Che sono la vostra percentuale, metà e un quinto della percentuale. Ok. Questa è una mini rivoluzione nel Chaosium System, perché prima era tutto a detta del master da 0 a 100, mentre invece adesso le classi di difficoltà sono fisse e i divisori sono... figo, questa cosa funziona bene. La settima edizione non ha rivoluzionato il sistema, ha aggiunto delle cose e migliorato delle altre, che vuol dire che se avete comprato delle avventure vecchie vanno esattamente al 100% compatibili con l'edizione nuova. L'hanno fatto retroattivo, finalmente. C'è ovviamente la sanità mentale. Perché non può esserci una roba di Lovecraft senza... Esatto. E tendenzialmente va a scalare, anche perché più conoscenze dei miti acquisite, più scala la sanità massima che potete avere. E mano a mano che vi imbattete in cose più o meno orribili, la vostra sanità attuale scenderà. Se perdete troppi punti in una volta, follia temporanea o a lungo termine, a seconda della tragedia a cui avete assistito. C'è anche la fortuna. Ah sì, la vedo. Delle volte si fanno dei tiri di fortuna. Durerà tanto. E puoi spendere anche la fortuna per certe cose. Ok. Durerà tanto. In alcune situazioni. Ma sono delle regole opzionali, tra l'altro, quelle dello spendere la fortuna. Noi ovviamente le useremo. Detto questo, l'ambientazione è di stasera. Bellissima per un'avventura di Cthulhu, è una roba fenomenale. Come avete intuito dalla musica di sottofondo, molto sci-fi. No. È molto western. E facciamo prima una cosa. Ora che abbiamo detto che è western e che siamo in Texas, parlate brevemente dei vostri personaggi e poi iniziamo la lunga carrellata di introduzione dell'avventura. Vai, Matteo. Grazie. Il giovane protagonista che interpreto è... Già protagonista, adesso vediamo. Beh, è uno dei protagonisti. Magari comprimario. Comprimario, sì, vabbè. Si chiamano investigatori i personaggi. Uno degli attori investigatori è si chiama Anthony Cook. Se non vi dice niente, andate a raccontare vecchie puntate. Di cult. No, sì, devono ascoltare tutte e cercare... Perfetto, non ho capito dove c'è. Sperare di beccare quella giusta. Esatto. È un neolaureato in medicina. Nato nel New England, ha studiato lì e ha scelto di emigrare in Texas per far fortuna, pensando che in fin dei conti il Texas è terra di zotici, basta saperne un po' di medicina e vedi quanti soldi ti risultano. Si è inserito negli ambienti della zona, perché ovviamente i polli da spennare sono quelli che hanno più soldi. Sì. Dicono attenti alle macchinette del caffè, dalle voci nella testa. Aiuto. Ogni sono riferimento medico, è puramente esatto. E attualmente sto nella cittadina dove ci troviamo tutti quanti assieme, che è Oak Ridge, come si intitola la puntata di stasera. Oak Ridge, Texas, 1861, okay. 7 luglio. Ora adesso io. Abbiamo appena sentito un botto fragoroso. Tardo pomeriggio, perché di solito è tardo pomeriggio quando cominciano. Tardo pomeriggio, io da buon signore sto bevendo del tè, ma soprattutto dello scotch. Tè. Ha lo stesso colore, diciamo. Ecco, infatti. E basta, in realtà il minimo indispensabile questo è. Non ho famiglia o affetti particolari in giro per questo porco mondo, se non qualche gentil donzella che passa sotto il mio tetto. O io passo la serata sotto suo, però... Tetto con, come si dice, dovute virgolette. Come direbbero i gufi, non suono la chitarra, ma adopero il battacchio per scampanare. Esatto. Chi? I gufi. OSS. Una cosa per un'altra puntata. Un'altra sessione. Sì, vai tu adesso. Il mio nome è Alec Williamson. In realtà non capisco perché vi debba interessare la mia storia, perché non dovrebbe interessare a nessuno, perché io mi faccio gli affari miei, voi vi fate gli affari vostri.
e campiamo tutti 100 anni, perché nessuno può sapere che in realtà io sono un disertore. E il master lo sa. Che quando mi hanno detto ammazza questo villaggio di donne, come si pronuncia? Comanci. Io in realtà ho sparato al mio capitano, ma non perché volessi salvare le donne, perché me ne volevo già andare e lui era lì in mezzo. E adesso sono in giro da quasi parecchio tempo, non mi conto più, una 20 anni. Ma non importa, perché tanto nessuno lo deve sapere e nessuno lo saprà mai. Ok, io mi chiamo William Richards, sono residente a Boston, nato a Boston. A Boston. Sei a Boston allora. C'è stato un... Ok. Un errore di chi ha compilato la scheda. Va bene, no problem. C'è il tuo nome che... Reboot. My name is Seamus. E vengo dall'Irlanda. E vive a Oak Ridge. Ma ridimmi un attimo come si pronuncia il tuo nome, perché c'è... Seamus. Scemo? Seamus. Tipo Seamus. Se dici ancora scemo, potrei riservarti lo stesso trattamento che riservo agli inglesi. Ah, ok. Cioè gli tagli le barbe per me. Io sono a Oak Ridge, faccio il maestro elementare, ma non insegno solo ai bambini bianchi. Solo che questo non va detto. Mi occupo anche di antiquariato, che è la mia vera passione. Ho cominciato a raccogliere sin dalla più tenera età, poi sono successi dei fattacci in Irlanda e sono dovuto scappare negli Stati Uniti. Troppe palle tagliate. E ho anche un fienile in affitto a Oak Ridge, dove tengo tutte le anticaglie che riesco a trovare in giro e dove ogni tanto qualcuno, molto silenziosamente, viene a fare acquisti. Questo qualcuno è qualcuno di molto annoiato, molto 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 ricco, che abita a Oak Ridge e vive dei soldi di papà, Andrew Monroe Jr., che sarei io, sebbene io non mi faccia chiamare Andrew Monroe Jr. perché non mi piace che il mio nome, anzi che la mia persona sia accostata al nome della famiglia Monroe, perché i soldi che facciamo sono tanti, ma vengono dagli schiavi e dal cotone, e di conseguenza io, che sono un giovane rampollo, dilettante, appassionato della vita e che crede essere migliore di suo padre, anche se in realtà non ha ancora fatto assolutamente niente, niente di niente, ma è migliore se non spendere i suoi soldi, ma li ho spesi meglio, li ho spesi meglio, esatto, a quantomeno a mia detta sicuramente, io mi faccio passare per EJ Edwards, che mi sembra un nome molto, molto meno, come si dice, molto meno texano, molto più altolocato e in qualche modo di tendenza. Di soldi ne spendo tanti perché sono annoiato tanto, quindi anticaglie e curiosità, quincaglierie. Sono quelle con cui io mi sono dilettato con cui ho conosciuto Seamus, che poi ha visto bene di intruforarsi nelle case popolari degli schiavi di mio padre e di cercare di alfabetizzarli, cosa che non è andata bene benissimo. Io, giusto per sentirmi una persona di migliore di mio padre, gli ho dato una mano. Nello stesso identico modo, Tim, io e te ci conosciamo? Sì, certo, perché sei una persona interessante, perché... Perché io vengo... te lo dico io perché tuo padre, oltre ad avere un sacco di piantagioni e circa 800 schiavi a Oak Ridge... No, tratta bene tuo padre. Sì, si tratta bene. Ha anche un capo schiavista che si chiama Nelson Briggs, che per passare le serate noiose in cui non succede nulla, in cui... lui e i suoi uomini si ubriacano molto, organizzano delle lotte tra schiavi animali che vengono ovviamente feriti e che hanno bisogno di assistenza medica a prezzo amichevole, dato che sono schiavi. Anthony Cook è l'unico, a parte il macellaio, a cui poter chiedere, quindi io cerco di tenermi lontano da queste cose e anche dalla vita quotidiana della come si dice, della residenza della magione di mio padre, che da bravo latifondista c'ha la sua bella villa in mezzo al nulla, in mezzo ai campi, ma che io cerco di frequentare poco. Dove vive con tua sorella? Vostra madre è morta, ma tua sorella vive ancora. Che rapporto ho con mia sorella? Che rapporto hai con tua sorella? Tua sorella è una persona abbastanza viziata e che ci tiene a far vedere di essere ricca, quindi decidi tu che rapporto hai con tua sorella. È più piccola o più grande di me? Più piccola. È una Southern Belle.
Allora io direi che le voglio un bene dell'anima e sto cercando di portarla, di tirare acqua al mio mulino e farle capire come potremmo mettere a frutto i mezzi che il buon Dio ci ha dato, perché dovremmo sempre pensare a cosa farebbe Gesù. E se non vivi con tuo padre nella villa di famiglia, dove vivi? Ma non lo so, potrei aver affittato una dépendance in centro paese, lontano dai campi, dove fare un po' di vita mondana, non stare in mezzo, sempre in mezzo al nulla. Le feste di mio padre non sono proprio gradevoli proprio per le persone che li frequentano. Certo, ogni tanto è bello passare del tempo lì, però sono tutte delle mummie, vecchi, letteralmente bacuchi, no. Speriamo di no. Vive al saloon con le putane. Potrei aver affittato boh, un loft, un qualcosa. Se esiste un il loft. Concetto di loft nel 1800, non lo so. Beh, una stanza al saloon, esatto. Sì. Allora, mettiamola così: potrei aver affittato una stanza in un albergo, come insegna il buon Fabio. Se mi ascoltasse, il secondo migliore della città, perché il primo è volgare. Ma il terzo è una merda, quindi... E se ce n'è uno solo? Allora è quello. È il primo, il secondo e il terzo, secondo del piano. È quello, è quello. Mi sento stai al secondo suolo. Piano. Mi sento un ribelle, allora. E dalla finestra della tua stanza sopra il saloon, vedi in lontananza arrivare, lungo la strada che alza parecchia polvere, un carro. È il tipico carro da ciarlatano che viaggia di città in città per vendere tonici... Non sono io. Farmacisti! Tonici di diverso genere per dormire, per digerire bene, per essere più forti, essere più intelligenti e curare tutte le malattie possibili. Anche la cecità, i buboni, certo. E la paralisi. Soprattutto quelle sessuali. Soprattutto quelle sessuali. Questo era un tempo in cui le licenze da farmacista venivano acquistate da chiunque. Una volta acquistate tu potevi vendere qualsiasi cosa, esatto. Giusto per chiarire, d'accordo? Era il tempo in cui la Coca-Cola si chiamava vino francese di coca ed era un misto di vino e cocaina. Okay. Allora, Elliot è il drago invisibile, insegna. Esatto, un drago! Un drago! Ho visto un drago! Il carro avanza lungo la strada. Entra in città, passa davanti a casa di Seamus, che guarda il fianco del carro e il nome che recita il fianco del carro è Dottor Greenwood Hank il Magnifico, cura qualunque male per voi e tutta la vostra famiglia. E vedi il carro proseguire e passare davanti allo studio del dottor Cook, che lo guarda. Il gentiluomo che sta guidando il carro si solleva il cappello nella direzione del dottore, avendo visto l'insegna fuori. Io alzo la mia tazza di tè riempita di scotch. Faccio un gesto. E... Non è bello dar da vedere che bevi a metà pomeriggio. Certo. Quindi... Non credo che si facessero quelli questi problemi. Dipende da quanto. Naturalmente. Ma Tim è una persona di cultura. Vengo dal nord, io devo differenziarmi da questo. Appunto, dato che vieni dal nord, il nome ti dice qualche cosa. No. Un nome tipico delle tue parti, più che del Texas. Ok. E il carro prosegue. Tu, Andrew, capisci che la direzione in cui sta andando è la villa di tuo padre. Perché proseguendo lungo questa strada... Si può arrivare solo alle piantagioni, alla villa di tuo padre. Lo vedo male. E appena prima di uscire dalla città, passa davanti alla prigione, dalle cui sbarre il nostro Alec guarda il carro proseguire, un po' confuso ancora dalle botte che lo sceriffo ti ha rifilato la sera prima. Cioè, ci avevo messo un po' per convincere tutta la cittadina, qua sono tutti sudisti, no? Tutta la cittadina che... Metà e metà. Che mia moglie e mia figlia, che mi stavano curando per quello che non ero andato in guerra, sono state uccise da degli schiavi che sono scappati. Però lo sceriffo non ci ha creduto più di tanto. No, più che altro lo sceriffo ha pensato di metterti in gabbia una notte per farti rinsavire e tornare in te stesso, perché ha in genere ben altri problemi, più che un vagabondo che fa finta di essersi perso
da tenere d'occhio. Ma io ho saputo qualcosa di questa persona che è finita in, in gattabuia che è che viene da fuori città, perché sono talmente annoiato che qualsiasi pettegolezzo se mi arriva all'orecchio. Rosso le unità, evviva. 66 o 85. Sì, hai... Posso farlo anche io per fare in modo che non l'abbia sentito. In realtà sì, sì, così, così vi dico come funzionano i tiri contrapposti. No, eccolo. Poi, perché non voglio parlare con la gente, per rimanere in cella e prendermene. Beh, ma io voglio soltanto sapere se è arrivato qualcuno. Chi è, chiaramente? Io che ne so. Vabbè, sto scherzando, vai. No, comunque i tiri contrapposti, i tiri contrapposti funzionano in questo modo. Se ci riuscite tutti e due, si guarda se uno di voi due è riuscito meglio dell'altro. Il margine sotto la metà o sotto il quinto. Che bomba, vado 13. Beh, neanche di tanto, 37. Vabbè, ah, io invece ho passato 66-85, è troppo difficile per me. No, la tua, la metà di 85? Ah, la metà di 85 è 43. Scusa, ma se 42. Io non ho segnato niente? È perché non ti è stata segnata, ma era sul 75. Domanda generica, difetto o eccesso? E c'è difetto sempre. Perché allora 40? C'è difetto. E c'è difetto. Difetto. Perché per vedere se hai fatto un successo migliore, dividi, fai metà o un quinto. Capito, capito. Hai sentito delle voci che ci sono stati dei tafferugli con lo sceriffo che ha pescato qualcuno, però... Boh, sì. Potrebbe anche essere il solito ubriacone del villaggio. Sarà una cosa di cui parlare al saloon stasera. Se qualcuno si è rotto, io lo so, semplicemente perché si è fatto cuore da me. No, non si è rotto nessuno, semplicemente... Peccato. Hanno... Cioè, hanno guadagnato i soldi. Hanno preso una persona che era in giro per strada, che non era della città e che nessuno capiva chi fosse, l'hanno buttata in gabbia un giorno per farlo rinsavire. Ho un buco anche sui punti magia, Claudio, scusami. O non li ho? Li hai? Non te ne fai, non mi ricordo quanti ne hai. Perché non c'erano nella... Ah, ok, bombasta, allora no, va bene così. Bombasta? Bombasta? Rilifanta, esatto. Esatto. Io so che, come si dice, so che Tim abita qui vicino. Tim non so chi sia, però va bene. Lui non è Tim. Anthony. Anthony? Perché ho segnato Anthony Tim? Per gli amici Tim. Anthony. Ah, beh, giusto, io do, sto parlando a mio. A Massimo Tony. Eh? No, Tim lo chiamo. Ormai hai detto Tim. Io ti chiamo Tim. Io ti chiamo Tim. Te l'ho quasi fatto, sono quasi riuscito a fartelo piacere. Sì, sono perché stai chiamandomi Dottor Tim. Sì, assolutamente sì. Certo, Dottor Tim. Ti sta meglio, ti fa sembrare più furbo, anche un po' più giovane. Già da 30 anni. So dove abita, si riporta malissimo. Perché ti immagino vecchio? Perché sono un dottore, però sono un neolaureato. Allora sei vecchio. L'ultima volta facevi il vecchio, perché non ho capito un cazzo di quello che sta succedendo. Roberto, è effettiva questa cosa? Vabbè, giro col bastone perché fa signore. Ah no, quello è chiaro. Ti ero andato per vedere se te ne accorgi. Di cosa? No, non tirare non dare a retta questa deficienza. Se gli dai anche corda, dai, gli do soddisfazione. Per soddisfazione a me, non cagarlo. Allora, volevo andare a parlare con lui per perdere tempo, fondamentalmente. Vabbè. Ah, sei sulla veranda? Sono sulla veranda, fuori. Ho bussato sulla, come si dice, sullo stipite, sulla colonna. Oh, il giovane entri. Sei tu il giovane. Il giovane Andrew. Giovane. Allora, mi sento tranquillo. Io mi sento perfettamente. Tre momenti di rincoglionimento uno via l'altro. Io mi sento esattamente in ambientazione. Tim, se vuoi passare per giovane, devi farti chiamare Tim. Non è di Anthony, Tim vecchia. Tim vecchia. No, sì. Ma serve il rispetto per la professione, è quello. A proposito di rispetto per la professione, hai visto il farmacista che sta passando... Sì, sta andando da tuo padre a spillargli dei soldi. Speriamo che mio padre sia in buona, perché potrebbe... Beh, se è in buona si fa dare uno dei suoi intrugli, stanotte avrà la dissenteria, domani mi chiamerà, arriverò, gli darò le cure giuste e ci guadagnerò qualcosa. Io che pensavo di trovarti agitato per concorrenza in paese... Ma quella non è concorrenza, quello anzi in realtà è, come dire, è sinergico alla mia professione, come ti stavo dicendo. Sinergico, che bella parola. Eh? È sempre bello parlare con persone colte e erudite che conoscono termini come sinergico, sinestesia, pofferbacco, ludibrio, gargantuesco. Chi ha parlato? Lungo per strada. Sì, no, sono... Esatto, gargantuesco! Fangendo col cappello e prosegue dritto.
Ah, glu 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 glu. Voglio un goccio di tè. È quello forte? Sì. Quello particolarmente speziato? È quello medico. Ah, quello medico. Sì, non si rifiuta mai un sorso di tè. Cosa ne dici di andare a vedere che sta vendendo? Ho bevuto il tè. Sto tirando la micchia di cane. Si può tranquillamente fare, direi che non è un problema. Proviamo un attimo, su via. D'accordo. Tu sai qualcosa per caso di quello che è finito in gattabuia, in carcere? È un pirla che fa risse. Si è fatto male? Si è fatto male qualcuno? Ma no, purtroppo no. No? Non mi hanno lasciato tagliare niente, amputare nulla, quindi no. Peccato. Steccare neanche. Un analgesico. Puoi sempre andare a parlare con lo sceriffo, tanto. È sulla strada. Vero. Beh, incamminiamoci magari, non sai mai te che in mezzo a quel guazzabuglio di farmacista di robe scusa, ho troppo tè. Insomma, buono però. L'hanno sono fatto arrivare da New England giusto l'altro ieri. Hanno il tè. Nonostante l'inizio della guerra. Il tè nero migliore del mondo. Ecco, non diciamolo in giro perché non è stato proprio semplice. Era la... comunque... D'accordo. Io fossi in lei, dottore, ne berrei di meno perché si preannunciano tempi bui. Chi? Shimas. Io fossi in te ne berrei di più perché si preannunciano tempi bui. Dovresti trovare una media, più o meno quello che faccio io. Sì, il problema è che quando non ce ne sarà più, con quel ritmo. Ma non è della tipico della sua genia, scusi, il dar fondo alle bottiglie. Io non ho una velatissima linea razzista all'interno di me che in realtà è, come dire, stemperata dalla convinzione che non è che ci sia un meglio o peggio, ci sono delle caratteristiche in me. Gli irlandesi sono famosi per essere degli ottimi bevitori e non significa che non significa che siano degli ubriaconi, significa che sanno bere quando e quanto è necessario e opportuno. Beh, me lo segnerò, è un'altra interessata. Dove l'hai imparata? Hai un nuovo tutore? Sono un uomo di mondo, sa. Quando è che sei uscito l'ultima volta dalla cittadina? Beh, l'altra settimana. Ok, me l'ero persa. Ero convinto fossi finito. Vabbè. No, sono andato alla piantagione. Giusto, stavo dicendo. Tecnicamente fuori dalla cittadina. Infatti non ho contro. Alla piantagione in cui ho diverse scorte di ottimi alcolici, quindi non preoccupiamoci troppo dei tempi di magra. Stavate seguendo il ciarlatano? Ero curioso. L'idea era quella. Va bene, se hai volete, no, anche perché secondo me potrebbe avere qualcosa di interessante per il mio magazzino. Dici? Io quell'uomo lo credo che venga dalle mie parti, ho una vaga memoria. Però sai che a volte riutilizzano i carretti, dato che sono così colorati, costosi, pieni di cassettini? Quando buttano via la licenza te la vendono, insomma, quando ci fanno con la carta straccia che usano, i carretti si ritengono. Però potrei avere una vaga memoria. Vaga, vediamo se vaga, fai un tiro di intelligenza pura. Carisma più erboristeria, no, qua non si somma niente. Troviamo dei dadi che siano vagamente leggibili. Tieni. Vagamente, ho detto. Dadi di Cthulhu, ormai dovresti essere in grado di leggerli. Sono senza occhiali, non posso. Non hai detto nettamente leggibili o chiaramente, hai detto vagamente leggibili. Quelli sono vagamente leggibili. Allora, fa una piega. Verde, decine, blu, unità. Ottimo, 71. A 65, no. Boh, no, non è nessuno che hai visto, probabilmente solo un nome comune delle tue zone. Io che... Basta. Ho migrato forzatamente per tanti paesi, posso provare a vedere se mi ricordo qualcosa? Sì, fai anche tu una prova di intelligenza. Ok, allora, verde acqua è trasparente, verde acqua sono le decine. 26. Io ho... Lì. 65. Sì, oltretutto il dottor Greenwood... Mm-hmm. È un nome che hai già sentito, non hai visto bene la persona sul carro, quindi non sei sicuro che possa essere la stessa persona, ma ti ricordi che un po' più a nord
quando eri ancora sulla strada per scendere fino in Texas, ti eri fermato qualche mese in Oklahoma e già lì qualcuno ti aveva chiesto di recuperare un pezzo di antiquariato e restaurarlo. Era una specie di statua di legno tipica degli indigeni Comanci. E con un po' di fatica però avevi convinto una tribù di indiani a lasciarti il loro totem, l'avevi sistemato, gliel'avevi venduto anche per una buona somma. Potrebbe essere la stessa persona, perché in questa direzione è un nome che non è così normale in questa zona, che si trova proprio qua, è difficile. Ok. Domanda. Forza costituzione taglia. Destrezza fascino, istruzione, intelligenza e potere. Potere. Ho il potere. Sì, avete il potere. Molto bene. Per cosa sta potere? Perdonami, magia. Ah, oh, God Power, proprio come God Power. Ci vogliono solo 60 mesi per imparare. Sono depressissimo. Ho potere 90 e non lo posso usare. Non si sa mai. Li usate anche per resistere, cioè quando succede qualche cosa fate. E se provi a attivare qualcosa tipo Clatu Verata Nikto, puoi usare potere? No, devi usare i miti di Cthulhu. O fortuna, forse, o sfortuna in questo caso. Seamus. Dato che si sta dirigendo la piantagione, lo potremmo o precedere con una e allora andiamo a cavallo, oppure ci incamminiamo tranquilli, ma in quel caso ti consiglierei di aspettare fuori dal perimetro della vero, arrivi con me, potrebbe non esserci problema, però sai, dipende sempre quanto sono in giornata persone come il buon Nelson. Facciamo così: voi vi avvicinate e io mi infratto in un cespuglio e guardo da lontano. D'accordo. Tutta l'attenzione sarà su di me, non ti preoccupare. Non ho dubbi. Come è sempre. D'accordo. Andate in là e tu vedi dalla cella in cui sei chiuso. In questo momento sei da solo nella cella. Vedi che in tre persone stanno seguendo il carro a piedi nella stessa direzione. Gente che va in cerca di guai. Probabilmente sì. Uno è anche vestito molto bene, quindi probabilmente lo picchieranno per strada. Io posso vedere se... E ti fa un cenno col capo di saluto. Posso vedere se lo sceriffo mi ha trovato la pistola? Fai un tiro di fortuna. Posso fare la girare? Puoi fare la girare, ma allora è contrapposto al suo cercare. Sì. Eh sì, immagino che mi abbia fatto una perquisizione. Io. No, io voglio i dadi di Cthulhu. Dammi altri due. Sto usando io i dadi di Cthulhu. Allora io userò il dadone di Cthulhu. Minchia. No, devi usare occultismo perché è occultare. No, voglio quelli con le decine. Tieni. Ok. Tieni e l'altro viola? Cioè. No, cioè, so. Un'altra casa. Aia. Epic fail, fallito. Ah, no, epic no. Uso i dadi che mi sono regalato. 84, regalato fallito di 9. Quindi me l'ha presa. Sì. Sì, perché aveva fatto 18 su 45, quindi ce l'ha fatta. Ok, quindi non ce l'ho e allora mi ritiro un po' nella cella. E tra l'altro lo sceriffo è lì abbastanza tranquillo. Vede che stai guardando fuori dalla finestra. Sceriffo! Ah, ti sei ripreso? Sei disposto a parlare in maniera sensata? O vuoi ancora insistere? Sì, tutto il senso che vuole, sceriffo. Sono pronto a dire tutto quello che vuole. Sentiamo allora, come ti chiami? Mi chiamo Francis. Francis Woodstock. Francis Woodstock, fantastico. E cosa ci fai a Oak Ridge? Accelero, provo a mettermi attorno lì. Cioè, dato che comunque sta parlando ad alta voce. Cioè ascoltare. Sì, lo so che non ho mai avuto una moglie e una figlia, però ero in città. 12 su 30. Vengo da Houston e sono stato una persona sfortunata, sceriffo. Per questo grazie per il cibo, anzi, se potesse stare qui un paio di giorni in più forse sarei anche grato.
nessuno vuole badare a uno come me, mi metto fai una prova di girare e mi metto a piangere. Passando fuori canto, questa cella non è un albergo. Cristo! Sempre peggio. Porca puttana che tiri in merda, non mi piace. Io sono sei dai. Fortunato! Oh, questo ha fatto 12, prova con questo. Dai, sono i dati che vi ho regalato. Francis, hai detto? Francis, friend, per gli amici. Sì, sei fortunato, Francis. Hai un altro giorno di cibo gratis davanti a te. Almeno finché non ti deciderai a essere sincero con me. E potrai andartene da qua. Per oggi diciamo che hai un altro pasto e una notte pagata. Nel miglior albergo della città. Io... Quanto l'ho vado a cercare? Piagnucolo in un angolo comunque. Quanto vado a cercarmi guai? No, niente. Quanto vuoi? Stavo pensando di reggergli il gioco. Proseguite verso la piantagione di tuo padre. Sì, sì, sì. E... quando arrivate vedete che il carro è già fermo fuori dalla villa di tuo padre e Nelson Briggs e un paio dei suoi uomini stanno portando via alcuni schiavi, trascinandoli proprio di peso, probabilmente altri esperimenti di un sabato pomeriggio noioso io Nelson Briggs. Ah, buono, no? Faccio io, tu avanti. A me, piacerebbe dire che come si dice, che faccio qualcosa per fermarli, ma la realtà è che sono assolutamente abituato a questo genere di cose e nonostante io mi ritenga migliore di loro, non ho abbastanza palle per mettermi contro gente del genere, quindi l'unica cosa che faccio è guardare da un'altra parte e proseguire. E sull'uscio di casa vedi tuo padre che sta parlando con quell'uomo vestito abbastanza bene che c'era sul carro. Nasconditi, nasconditi. Adesso che lo vedi da davanti è un uomo abbastanza alto, un po' magro, ben tenuto. Sembra che il mestiere di ciarlatano gli stia fruttando parecchio, come a quasi tutti i ciarlatani che hai visto passare per la città. Se provi a guardare la mia direzione ti sbatto il bastone sullo stinco. Ha detto quasi tutti i ciarlatani, non proprio tutti. Tu sei quello cui non sta esatto. Sono contento che tu abbia colto. Io l'ho sentita la conversazione. Sbatto abbastanza sullo stinco al master. La prendo io perché verde acqua decine 12. Sì, l'hai sentita anche tu la conversazione. Ok, mentre loro, visto che c'è suo padre, suo padre non mi tollera. Provo è più andare... che altro Nelson Briggs che non ti toglie. Sì, no, certo, non avevo dubbi che era negriero. Io provo ad andare a reggere il gioco a lui. Ok. Bravo. Quindi vado, stai un po' fuori da là. Esatto, vado nell'ufficio dello sceriffo e... Francis! Ti ho aspettato tutto ieri. Dove sei finito? Non puoi capire, è stata una cosa... Seamus, lo sceriffo. Sceriffo. Tu mi hai trovato, Seamus? Lui viene da Houston. È una persona che dovevo ospitare io a casa mia. Si chiama Francis. Francis. Io ho detto sceriffo. Woodstock. Però non è un problema. Francis Woodstock si chiama. Seamus. Non è un problema. Lo sceriffo per è stato favore, gentilissimo. Per favore. Seamus. Sì. Io adesso lo faccio uscire. Mm-hmm. Ma è una tua responsabilità quello che succede fuori da qua. Assolutamente, beh, io in mano la responsabilità di istruire tutti i bambini della città. Vuole che non mi prenda la responsabilità di una persona che ho invitato io? No, va benissimo. Sappi che se succede qualche cosa, verrò a cercare te. Attraverso le sbarre. Le fai sbattere la testa contro le sbarre. Va bene, sceriffo, è una mia responsabilità, non si preoccupi. Prende le chiavi dal gancio sul muro, apre la cella, lentamente. Francis, grazie sceriffo, dai, ti stringo la mano con tutte e due le mani fuori, sporche fuori da questo. Grazie sceriffo, grazie. Grazie Seamus. Io lo prendo sotto il braccio. Adesso vedi di fare un coglione perché no, Seamus, non capisco. I miei effetti personali, sceriffo. Sì, i tuoi effetti personali. Apro il cassetto della scrivania, ti dà una pistola. Pistoletta di quelle tipo da donna che si mettono nelle maniche. E il tuo fazzoletto sporco. Oh, grazie, è un ricordo di mia moglie che è morta purtroppo. Seamus, andiamo, è stato un lungo viaggio da qui, da Houston. Immagino avrai fame.
E mentre uscite, lo sceriffo si mette con le braccia conserte sull'uscio della porta a guardare da che parte andate tenendovi d'occhio. Okay. Sì, sì, tutto... Andiamo verso il mio fienile, vieni. Grazie, Seamus. Sono molto contento che tu mi stessi aspettando. Dimmi... Una domanda fuori dal gioco, perché mi è venuto flash. Ma Seamus, ti è venuto dal trisnonno di Marty McFly? No. Perché si chiamava Seamus McFly? Sì, sì, certo. No, non mi è venuto da lui, però... È un nome tipico ok. Ma domanda, Oak Ridge è il classico paese che si sviluppa su una via? Assolutamente sì. Baracche a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Okay. Non c'è un cardo con la chiesa. Esatto. Non c'è un cardo e un decumano, c'è un cardo. Certo. Sull'altro limite mi sa che c'è la piantagione di tuo padre. Sì. L'altra chiesa nel paese. No, la chiesa praticamente sta all'inizio del paese. Rispetto a come ve l'ho descritto, qual è la città più vicina e a che distanza è in termini di giorni? La città più vicina, che non sia una fattoria e basta, è Armadillo e sta un giorno e mezzo di cavallo. Ok. In Culonia stiamo. No, questa rispetto al deserto del Mojave. Vabbè, ho capito, però è già veramente come una metropoli perché. A Garlock e California City te raccomando, se non ti mangiano i cannibali è già tanto. E quindi ecco, sì, sono a circa per quello prolifera Cthulhu. Sì. Piccolo... ne ha dovuto fare di strada dopo che ci sono l'oceano comunque per arrivare qua, eh. Meno male che non è Euclideo, non ci vali. Però vabbè, su punti di vista. Seamus, grazie per essere venuto a prendermi, cosa posso fare? In cambio, sei un caro amico, giusto? È tanto tempo che mi aspetti. Certo, ti aspetto da un sacco di tempo, Francis. E quando dici no. Francis, la scena torna un attimo. Esatto. Agli altri due. Mi avvicino di perché... Giovane Jay, che facciamo? Andrew Monroe Senior. Siamo qui sulla soglia. Ma ci avviciniamo, andiamo a parlare con questo gentile signore. Andrew Monroe Senior vede in lontananza suo figlio. Gli fa un leggero cenno con la testa, non smuove sicuramente il cappello per salutarti. Padre. Io leggero inchino formale. Dottor Cook. Signore. Figliolo. Padre. Lasciate che vi presenti il dottor Greenwood. Oh! Buonasera, buongiorno e ben arrivati a questa bellissima piantagione. Sono molto contento di conoscervi. Sono nuovo di queste parti, spero che faremo la conoscenza e amicizia. Oh, piacere, Andrew. Io comincio, gli tengo la mano e punto il dito sulle vene per sentire il livello di tensione. Fai una che prova porta. Di... È un eroinomane, chiaramente. Fai una prova di medicina, un cocainomane, chiaramente. È chiaro che è un cocainomane. Non ho detto quali erano le decine, però vabbè. Così ti dirà. Ritiro. Sì. Decine e grigio. Non è meno. Medicina, oh. Giovanni. Fai biologia? Biologia 50, ce l'hai fatta. C'è comunque anche medicina che è 50 uguale. Quindi. E... ti sembra una persona molto tranquilla, il suo battito è estremamente regolare. Si trova a suo agio in questa situazione, evidentemente. Mm-hmm. Okay. Andrew è un nome interessante. Okay. Anche il buon signor Monroe Senior, metto la mano su di te perché sei più vicino. Si chiama Andrew, è una cosa molto particolare, un nome tipico di queste parti forse? Beh, diciamo che mio padre ha voluto chiamare il suo primogenito con il nome di famiglia. Ah, quindi voi siete il signor Monroe Junior. E con il cappello fa un cenno, un gesto molto più teatrale di prima. Io guardo un attimino imbarazzato Tim, che tu sei Tim. Dico, pare di sì, beh, ma cosa vi porta qui? Nella ridente Oak Ridge. Il miglioramento delle condizioni di vita umane, ovviamente. Quale altro scopo potrebbe avere un uomo di scienza e medicina come me in un luogo così lontano da ciò che la medicina moderna ha da offrire? Pare una nobile causa imbarcarsi io in un camminando lungo viaggio. Leggermente dietro lo fulmino negli occhi. Pare un decisamente una nobile causa, peraltro imbarcarsi da solo in un viaggio in solitaria con un mezzo di trasporto che non assicura una veloce via di fuga in mezzo alle terre sconfinate. No, il buon Silver è uno dei migliori cavalli che io abbia mai avuto modo di possedere e sicuramente qualunque
problema avessimo potuto incontrare, avrebbe potuto portarmi velocemente al riparo e al sicuro. Un uomo d'azione, quindi. Sicuramente sono contento di non aver avuto necessità di queste fughe improvvise. Abbiamo Io qui... sto guardando a cavallo, cioè non è vero, bella bestia. Abbiamo qui quindi sotto il nostro tetto un uomo d'azione e di cultura. Di cultura senza dubbio, io spero. È un filantropo, a quanto ho capito. Beh, sì, ovviamente i miei viaggi mi hanno portato ormai in quasi tutti gli stati della costa est. Una delle cose a cui sono più interessato, guardo mio padre un attimo, sono sicuramente le storie. Vedere, sentire di chi viaggia in lungo e in largo è veramente nettare per me. Mi pare di capire da quello che ha detto il signor Monroe che non abitate in questa bellissima e onorevole magione. Io preferisco non fare abuso delle mie molte fortune e preferisco stare più a contatto. Allora con la lasciate che io vi permetta di abusare delle mie fortune e vi invito a bere qualche cosa con me questa sera. Sarò contento di raccontarvi qualche cosa dei miei viaggi. Sarò contento di offrire e offrirle la mia compagnia. E quella magari di qualche altro amico. Ora, se mi perdonate, ho degli esperimenti a cui tornare. Oh, ci mancherebbe. E va nella direzione in cui sono andati Nelson Briggs e i suoi uomini con gli schiavi. Porca merda, questo non lo dice Jay. Figliolo, se hai qualcosa da dire, altrimenti io ho cose più importanti da fare che stare qui a prendere il sole. Io come uno schiavo e un pezzente. Vorrei... Sono molto d'accordo io, Roberto, con questa sua affermazione. Vorrei il sole. Tutte e due. Avrei solo da chiedere quali brutalità possiamo aspettarci da mister... Nessuna, dopo tutto, mica stiamo facendo qualcosa a noi persone. No, ma la curiosità scientifica effettivamente mi porta su una linea di domanda. La curiosità scientifica, dottor Cook, purtroppo non è una delle mie doti, come ben sa. Se vuole informazioni scientifiche dovrà rivolgersi all'esimio dottor Greenwood, che è stato estremamente aperto e gentile nella sua offerta. Beh, padre, lungi da me sprecare il tuo tempo. Hai ben altro da fare, come sempre. Ci si vede venerdì sera per il pokerino? Certamente. Porti i sigari. Sicuro. Sono arrivate una nuova fornitura giusto ieri da Cuba. A me è arrivato del... C'era Cuba. Tè. L'isola esisteva, sì. No, come stato che esportava sigari. Dalla Pangea. Non esisteva come stato, ma... Vabbè, comunque... No, ok. Che facevano sigari, intendevo, per dire. Sì, c'erano sigari cubani. Chiamavano non ancora cubani. Beh, si chiamava l'isola Cuba. Allora, storia e geografia a fumble. Esatto. No, via fumble. E più che altro fumble su storia e storia geografia. Esatto, sì, su storia e geografia, esatto. Aiuto. Mentre mi, come si dice, ovviamente il mio sorriso smagliante appena il mio padre si volta e se ne va, si reggerà un attimo, prendo sotto il braccio Tim e gli dico: dottore, potremmo sì. aver bisogno di cercare di capire che cosa sta succedendo nei campi, potrebbe non essere per niente piacevole. Quando succedono cose per niente piacevoli, Sheamus ci caccia il naso, e quando ci caccia il naso succedono dei guai, e io non lo voglio tirare fuori un'altra volta dai guai, perché potrei finirci nei guai. Ma beh, sì, ovviamente nella misura in cui mi può essere possibile una mano ad impedirti di finire nei guai non mi dispiacerebbe, altrimenti con chi mi sollazzerei in disquisizioni filosofiche con le dovute virgolette, sì. E mentre parlate di Sheamus che si mette nei guai, in quel momento appunto sta giusto uscendo dall'ufficio dello sceriffo. Beh, almeno stavolta esce, non entra. A braccetto con uno sconosciuto che potrebbe essere. Che gli rimane a braccetto? Esatto. E grazie, vai verso il. Sono molto contento che sei venuto a prendermi. Non so, sai, la mia memoria ogni tanto mi dimentico anche delle persone, di quello che succede. Meno male che tu ti sei ricordato di me, è stato proprio una gran fortuna. E mi hanno attaccato. E mentre ti stai allontanando insieme a Sheamus verso il suo granaio / negozio. Piccolo negozio. È anche un cantante. Non ce la posso fare.
Scusate, te lo sei meritato. Fa caldo. Sì. Vedi che seduti fuori dal saloon, in maniera molto poco formale, ma c'è un piccolo gruppetto di soldati che conosco. Stanno. Fai un tiro di fortuna. Divisa di che colore? Su vista. Grigia, grigia. Grigia, grigia, grigia. Fallito di 7. No, non li conosci. Però sono chiaramente dell'esercito sudista. Mm. Tu hai disertato da quale esercito? Lui in realtà ha disertato ben prima ci fosse l'esercito sudista. Ok. Era quelle... Non ha disertato dalla guerra di secessione, cioè, dalla guerra di secessione. Mi ero perso il passaggio. Lui dall'esercito unionista. Che però vi guardano senza troppo interesse mentre passate oltre. Siamo vecchi. Arrivate davanti al... Io rimango a guardarlo, quindi dire grazie, grazie. Ok, adesso infilati qua dentro, hai bisogno di mangiare, hai bisogno di bere, hai fame? No, solo posso, magari posso riposare, un po' di mal di testa. Ecco, allora infilati qua dentro, se scopri... La mia perdita di memoria. Ecco. C'è una sola regola, non mettere le mani dove non devi, cioè ovunque. Sdraiati sulla paglia, dormi finché ti pare, se hai bisogno di mangiare mi chiami, non toccare niente. Non lo farei mai. Per queste mani non so se sono neanche in grado di tirare su qualcosa. Adesso puoi smettere di fare la commedia. Entro dentro facendo un po' arrachitico dove ho visto i soldati, perché se mi pigliano devo fingere, inizio già a prepararmi di avere tipo una gamba spezzata o qualcosa del genere, e mi butto dove mi dice lui. Okay. Coprendomi con la coperta e facendo finta di niente. Perché okay, poi quando se ne andrà mi guarderò intorno. Ok. Vabbè, loro sono di ritorno, loro sono di ritorno, li vedo. Scusa un secondo, Avevo un dubbio, ma non volevo interrompere il flusso di narrazione. Non sono puramente sicuro che si sia in realtà capito, per osmosi naturale, in che periodo storico siamo, cosa sta succedendo, a che punto siamo della storia dell'America. Vogliamo dirlo esplicitamente, perché noi abbiamo fatto l'introduzione narrativa prima, abbiamo detto luglio 1861. Ora va bene così. Ok, va bene. Non so, abbiamo appena visto dei soldati in tute grigie che abbiamo detto, sudisti, abbiamo detto unionisti, va bene, stati confederati. Il resto vi aiuta Wikipedia. Se siete in grado di usarlo, a differenza di qualcuno di noi. È puramente casuale. Uno che stava, nessun Roberto è stato maltrattato da queste battute. Esatto. Non è vero. Vabbè. Sei accantato il personaggio nel granaio in questo momento. Esatto. Lì che piagnucola. Io li vedo tornare indietro. Prima di veder loro tornare indietro, ti si avvicina quando chiudi la porta, anche facendoti quasi sobbalzare. Un uomo sulla cinquantina quasi ormai, vestito completamente di nero, un bel colletto bianco, è padre Strout. Padre? Strout. Fratello Seamus. Padre. Ho visto che vi state dando da fare per la comunità, ma... Io mi do sempre da fare per la comunità. No, certo, vorrei solo essere sicuro di poter fare qualche cosa per questo povero disgraziato che avete preso sotto la vostra ala. Loro sono fuori adesso. Io li sento parlare. Io mi nascondo da qualche parte cercando di non lasciare traccia che io sia stato lì. Mi dispiacerebbe lasciare una delle pecorelle del nostro signore in difficoltà. Oh, ma io non credo che sia in difficoltà, credo che sia semplicemente il solito caso di malinteso da parte dello sceriffo. Non è molto brillante nel giudicare le persone. Purtroppo no, lo sceriffo è un uomo troppo pragmatico, non guarda oltre l'aspetto delle cose, si ferma a ciò che i suoi occhi vedono, vero? Esatto, io credo che questa persona abbia semplicemente bisogno di riposarsi e poi di ripartire, non credo che sia uno stanziale. Capisco. E pensate che sia meglio che metta l'argenteria in sottochiave o... Sì, mi sa che è meglio comunque farlo. Credo anch'io che sia bene. Argenteria? Beh, anzi, se fossi lei correrei. Ottima idea, potrebbe uscire dal retro di questo granaio. Buona giornata. Padre? Vedi che parte, abbastanza di corsa. E lo incrociate il padre che è tutto trafelato, corre verso padre la chiesa. Oh, buongiorno vecchio.
Quando arrivo davanti a te, ho l'occhio pallato da pesce rosso che ho quando sto cercando fortissimo di non dirti qualcosa che dovresti sapere. Ok. Proprio un tentativo fallitissimo di, come si dice, di raggirare. Proprio. Ok. Beh, puoi fare una prova di raggirare estrema. Ok. In poi in B. Ho fatto uno. No, 11 non ce l'ho fatta. No, no, sulla girare ho 50, tipo, aspetta, arrivo subito. Allora ce l'hai fatta. No, 5. Ah, allora no. 0 conta. Dovevo fare 1. No, allora no. Se questo fosse stato 0. Lo vedi che c'è qualche cosa che non ti sta dicendo. Sto sudando un po' di più di quanto giustificherebbe la calura. Ok. Fimos, hai trovato un nuovo amico? Diciamo che forse è un amico. Se ha gratitudine è un amico, se no è un leprecano. Un chi? Un leprecauno. No, no. Un folletto della tradizione irlandese, nulla che non sia maneggiabile, però un po' dispettoso. Vediamo. Va bene. Ma la domanda è... Se n'è andato? Oh. Se n'è andato. Sentite la voce da dietro la porta. Se n'è andato. Rimettiti giù. Posso fare un tiro di istruzione per sapere cos'è un leprecauno? No, per fare un tiro di occulto. Di addirittura occulto. Sì. Dalla voce sembrava un prete, non mi fido dei preti, è ancora lì. No, mettiti giù. Lo so. 24 su 30. Un leprecauno è un piccolo esserino vestito di tweed verde che lascia in giro monete e porta fortuna o sfortuna sulla base di come lo tratti. Belle leggende ci avete dalle vostre parti. Beh, sai anche che dovresti lasciargli qualche cosa da mangiare. Tutte le notti. Sì, dovresti avanzargli qualcosa di quello che mangi. E anche di quello che bevi. Soprattutto di quello che bevi. Ecco perché avete qua. Vabbè. No, ecco perché a te probabilmente non passano. Però vabbè, non è questo il problema. EJ. Sì. Te lo devo estorcere o entriamo e me lo dici? Cosa? EJ, entriamo. La tua camicia ha cambiato colore. Entriamo e me lo dici. Pizzatissimo. È per quello che non mi dovete portare a giocare a poker. Vieni. D'accordo. Allora, ti ci portiamo e vinciamo. Dottore, voleva unirsi al consesso? Beh, Dio, sono già qua, non vedo perché no. E allora accomodatevi. A proposito di sesso, ti dovrei presentare una ragazza veramente carina. Non ha funzionato, no. Vero? D'accordo. Non era questo che mi volevi dire di sicuro. Ma subito così quando pensi ai ragazzi. Sì, infatti entrare. Un tizio su 45-50 anni non si fa un bagno da molto molto tempo e in un angolo si sta mangiando della carne secca. Beef jerky proprio violento. Da uno zainetto che c'ha nascostissimo sotto svariati vestiti che ha addosso. Philip? La faccia è esattamente quella di T-Bag. Okay. Di Prison Break. Ok. Com'è che ti hai fatto chiamare Philip? No, Francis. Francis, piacere. Anche io mi chiamo Francis. EJ Edwards, piacere. Ho sentito che ti chiami Francis. Vieni da lontano? Da molto lontano? Sì, da Houston. Sono un amico di Sheamus. Begli amici che c'hai, eh. Francis, vorresti mettere su denti qualcosa di meglio di quel beef jerky che forse è un pezzo di legno. Sembra un po', esatto, che potrebbe forse essere una radice. Qualsiasi cosa pensiate, signore, non so combattere. No, io avrei la gamba, anzi una freccia. Il comaci nel ginocchio. Sono medico. Una volta ero un avventuriero. Sei un veterano. Beh, dobbiamo avere molto rispetto dei nostri combattenti. Volevo semplicemente offrirti qualcosa da bere, mangiare, magari in locanda, in saloon, per non so. Lui ovviamente non ha nome perché essendo l'unico non gli interessa. Io li squadro tutti molto bene perché non è solito che le persone siano gentili. Io comunque quando mi avvicino a lui dicendogli fammi vedere la gamba, mi riallontano prima perché il tuo lezzo mi sta nauseando. Io non ci faccio minimamente caso, invece.
Ci fai caso, ma ti sforzi no, di no, certo, esattamente. Fai una prova di percezione. Fai una prova di potere. Per vedere se svieni. Potere è anche forza di volontà, quindi in realtà va bene. Meno male, 87 su 90. Un po' a sforzo, perché già è sudato. Però vedi che ci sto provando. Era per capire, perché in realtà 90% è fatto apposta, lo sporco, la puzza. Beh, con 87 su 90 te la posso descrivere così. Ti rendi conto che non sono una persona con il setto nasale deviato che non sente gli odori, ma vedi che sto... Perché c'è un po' le lacrime. Esatto, ma vedi che sto attivamente sforzandomi di non fartelo pesare. Perché sono come il grande Gatsby. Ma giù più un angolo come se fossi indifeso. Siccome il nostro DJ pare preso da... Non stavo cambiando argomento, non stavo cambiando argomento, d'accordo? Stavo cercando di farlo io, ma grazie comunque a questo punto. Ehi, cioè, rete, a poker proprio non ti ci porto se non sei mio avversario, Vabbè. Senti, Greenwood, quello lì, quel ciarlatano, potrebbe star facendo cose. Ho visto il carro passare prima. Quello lì. E quell'uomo gridare gelati. Gelati? Sì, ma... Non credo sia un vero dottore. Che cosa stava... No, penso anch'io. Beh, io l'ho visto... L'ho visto infrattarsi con Nelson. È un manipolo di... Non in senso buono, È un manipolo di schiavi. Dei nostri schiavi. Quando lo dici, nella tua faccia cosa si intravede? Quando parli di schiavi. No, pietà. Io... Allora ti dico, poveri schiavi, povere persone. Beh, penso che non passeranno dei... Tè! Oh, sta bevendo il tè finalmente. Ne serve poco. Tra l'altro è bello perché c'era il bicchiere di Claudio che era precisamente in linea tra me e il ventilatore. E è arrivata nel momento in cui l'ha versato, miseria! A me adesso è arrivata una botta terribile. Terribile. Perché mi dai quello pacco terribile. A me? Terribile, no, come è buonissimo. È tutto fuorché pacco. Pig nose non è. Quello è sempre whisky. Sì, era tutto whisky. Non era Valentine's, è quello che ti ho dato. Cioè. Bottiglia riciclata. Perché dicevo non ho messo stato il Valentine's. Dei due l'uno, come vuoi. Ci sente, Claudio. Il Valentine's finto è finito. Vuoi finirlo? Com'è? Buono. Devo attaccarmi la bottiglia? È buonissimo. Col caldo, proprio la morte sua. Ma per fare più Texas. No, col caldo c'è fuori. Ah, vabbè. È per fare più Texas. Signori, Texas o morte, come diceva prima. Esatto. Sì, tiro fuori la fiaschetta. Comunque, ecco, bevo un po' di coraggio liquido. C'è sostanzialmente un problema, penso, di varie nature in ciò che abbiamo visto. Sì. Che richiede quantomeno un'indagine per capire esattamente cosa avranno intenzione di fare, che di quel dottore, e faccio delle virgolette grosse come le braccia. Interessantemente non si usava fare le virgolette. E infatti non saprei cosa fare, ma penso basti il tono. No, ok. Uno sguardo eloquente, scriverebbero in un libro. Non mi impressiona in senso positivo e soprattutto mi dà la sensazione di... Non so se hai sentito mai parlare di alcune ricerche atte a sperimentare su soggetti inabili. Delle tecniche prima di ovviamente provarle su coloro che hanno soldi e ti potrebbero pagare. Sono d'accordo con il dottor Tim. Per come avete visto le cose, in realtà no, viene in mente anche un'ulteriore possibilità, sì. E cioè di cercare di trasformare queste bestie inutili in qualche cosa di più utile per il proprietario. Infatti, perché vabbè, di solito... più che per come cavie per i bianchi e per renderle più utili e forti. Sappiamo come Nelson quanti pochi scrupoli si faccia Nelson nell'usare la frusta per spronare. Non conosce la parola scrupolo. Non ci si può fidare di certa gente. Io semplicemente volevo. Ma come lo sai? Momento, come io lo sto stai? Mettendo frasi a caso. Io invece sono troppo agitato per però ero restio a dirti non perché non voglia risolvere il problema, ma perché non voglio che tu sia troppo avventato come l'ultima volta, perché l'ultima volta ci è andata bene, questa potrebbe andarti peggio, e di certo
mi piacerebbe mettere il bastone tra le ruote a Nelson, non sarebbe l'ultima volta che lo faccio e non, di certo non la prima, ma c'è da farlo con meno di questo, gli indico il cuore, e più di questa indico la testa. No, si è messo bene. Sì, allora. Sì, bisogna proprio colpire qui se si vuole fermarli. No, no, intendevo che dovremmo usare più la testa e una certa dose di palle, ma... Anche lì funziona. Principalmente la testa, penso, sì. Non credo si riferisse né a quelle né alle palle da inserire nella pistola. Neanche io mi riferivo a quelle, però hai ragione tu. Sono... Mi sono tatuato su ieri. Non sapevo che era lì. Dovresti mettere una maglietta con i segnali luminosi. Così impari. Così impari con la trota per la spalla. Sì. Vedi, Jay, io credo che in questa situazione sarebbe opportuno che tu fossi a casa tua. Vero, vero. A distrarre. Mentre noi andiamo a mettere il naso. Ecco, mi stai cacciando di nuovo. Non vuoi che io sia parte dell'azione? No, non è che io non voglio che tu sia parte dell'azione. Tu sei il centro dell'azione. Il centro? Ma dove non capita niente, al solito. No, poi capiterà. Però il problema è che se loro non ti vedono e non ci vedono in città, pensano immediatamente che io e te siamo insieme a fare qualcosa. Ma non mi vedono mai. Dai, loro sono là, io sono qui a farmi i cavoli miei. Metto, cioè prendo Daisy, la noleggio per un giorno, la pago un po' di più per stare in camera mia da sola e sono dove sono di solito. Per fortuna hai detto Daisy e non Rose, perché sennò si chiamava come tua sorella e ci sarebbe stato qualcosa molto 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 brutto. Molto brutto. Ma quindi fai Lannister del tuo nome? Certo, è Andrew Monroe Lannister. Ok, Junior. Monroe è il middle name. Chi vince il gioco vince il biscotto. Scusa, mamma mia. Niente, del parro. No, beh, però forse hai ragione. Shimus ha sempre ragione. Ma lei no, dico, voi vi conoscete in effetti davvero? No. Ok. Io non ho più potere. Mi sembrava abbastanza appassionato mentre lo diceva, quindi di solito dice così ha ragione, no? Senti, era sensato. Francis. Sì, Shimus. Devi riposare. Ma mi sono un po' ripreso. Ok, allora adesso vedi là quella tinozza di alluminio? Mm-hmm. Benissimo. Vedi là quel pezzo di sapone? Fuori c'è una pompa dell'acqua. Mentre ascolti, fatti un bagno. Se no, in qualsiasi azione vogliamo infilarci, se vuoi venire. Il negriero ti fiuta. Ma certo, vuole venire. Lui si vede che è una persona che sa sgattaiolare. Sì, poi ha una bellissima pistola. Ma la gamba, no? Ma la gamba qui. Poi adesso, ora che lo dici, sono un po' stanco. Quindi ci presti la tua pistola? Lo sento un po' stanco. Sì, certo. Ma su via, la gamba ti dà fastidio quando corri. Dobbiamo andare veloci, dobbiamo andare piano, cauti. Beh, ma non è un problema, perché dopo il bagno il dottore supera le sue resistenze. E quindi Ma non credo che possa fare niente. È bravo come dottore. Oh, lui resuscita i morti. Potreste provare con l'elisir del dottor Greenwood. Esatto. Però vino francese di coca. E poi mi dice quando cambia il tempo. E sarebbe un peccato perdere un potere del genere. Beh, allora puoi venire. Perché il tempo qui non cambia almeno per le prossime 4 settimane. Quindi non ti dovrebbe fare male. Ho imparato una cosa con Shimus. È inutile discutere con lui quando ha preso una decisione. È irlandese. Va bene. Se non pensate che vi rallenti. Lavati. Mi alzo e zoppicando esageratamente, trascinando anche un po' la gamba, facendo tipo... vado verso il fuori. Ok. Quando arrivi fuori, vedi che ci sono... fiocchi di cotone bianchi come neve lieve. Neve lieve. Tu che sei il figlio del proprietario della piantagione, mm-hmm, fammi un tiro di natura. Natura, sì, c'era natura. Naturalistica. Ecco. 22 su 25, continua a tirare appena sotto. Che culo. Se sono effettivamente fiocchi di cotone, le piantagioni non stanno messe tanto bene perché sono in anticipo di almeno un mese. Neve.
È una considerazione che faccio dentro me stesso, ma non voglio metterne a corrente gli altri solo perché non voglio farne sapere che in realtà ne so della... Io che sono uscito, sì, vedo se è neve o cotone. Quello che mi sembra in aria. Fammi una prova di naturalistica anche tu. E hai? No, però penso che la mia domanda sia un po' più facile. Beh, 47, sì. No, fallita. Non sono fiocchi di cotone, sicuramente. Ok, quindi... Nevica! Che cosa strana! No, no, questo è cotone, la gamba... Non ci sono nuvole in cielo. No, cioè questo è neve, ne prendo uno d'assaggio. Sono in casa. Ma è cioè si scioglie o... È freddo? È talmente piccolo che non sapresti dire. È no. neve strana! È cotone, amico mio. Ma io penso a questo punto di dover andare. Creerò un... boh, diversivo. Cercherò di essere più chiassoso e molesto possibile. Sì, magari intratterrò mio padre in una lunghissima conversazione su... bah, non lo so. Così ho il dubbio tra tuo padre e sul mio fondo Nelson. Se trovi Nelson, è meglio se intratteni Nelson. Io eviterei di cercare di intrattenere Nelson, perché andare potrei andare a curiosare, magari. No, non c'è bisogno di tirare, lo sai, è tua sorella. Nelson è innamorato perso di tua sorella. Se in qualche modo riesci a coinvolgere tua sorella in qualche cosa, riesci a tirare fuori dai giochi Nelson per un po'. Posso provarci. Pensa posso... che bello se diventa tuo cognato. È Nelson che è una cotta per mia sorella, non è mia sorella che è una cotta per Nelson. Magari ti può servire questo. E nella gamba quella che io tenevo dritta, tiro fuori un piede di porco. Oh, adesso posso muovere la gamba. Non è più ferita. Va un po' meglio. Grazie, ma potrebbe servire di più a voi. No, ne ho un altro. Lo prendo. Dove? Gentilissimo. Dove? Nell'altra gamba si muove benissimo. Non chiedere cose di cui non vuoi rispondere. Esatto. Gentilissimo. Allora lo uso come è dice. Un po' incrostato di sangue sulla punta. Mi sollevo il cappello con la punta incrostata di sangue, tipo saluto. Allora, arrivederci, e me ne vado via come un re di vivo, re di morto, in realtà, Charlie Chaplin. E me ne vo. Ma Shimus, per cosa pensi che lo userà il piede di porco? Beh, si può usare per un sacco di cose. Sì, sembra un ragazzo intelligente. Di sicuro per non per aprire il mio fienile, vero? Era già aperta la porta, non lo farei mai, Shimus, siamo amici da così tanto tempo, no? Mi aspettavi che arrivassi da Houston? Finisco di lavarmi. Sì, ecco, bravo. Ma Cimo, una domanda. Una domanda. Non siamo rimasti d'accordo quando cavolo andiamo, cioè se lui deve distrarsi. No, subito, se stanno conducendo un esperimento, ci sono dei bambini alla piantagione. Ma avevamo preso su dei bambini? No, avevamo preso su tre uomini. Ho capito, no. Però... Mi sembra una cosa molto caritatevole da parte tua tenere sempre d'occhio i bambini, però la... Chi penserà ai bambini? Esatto. Lui insegna ai bambini. Sì, sì, infatti. Però in questo caso sono adulti. C'è sempre tempo per imparare. Vero, anche quello. E comunque, come è noto, i neri hanno bisogno di più tempo per imparare. È genetica, non per altro, no? Non c'è la genetica, è la discendenza. Beh, un minimo di genetica. Quello che sarebbe chiamato heritage. Sì, ereditarietà. Ecco, grazie. Ereditarietà. Non è un concetto alieno. Come siete forbiti. Ho 70 di... lingua madre. Il punto non è questo, il punto è un altro ed è il seguente. Sì. Chissà che cosa succede se l'esperimento funziona. Sarà, potrebbe anche essere una cialtroneria. Certo, e se l'esperimento funziona e ottiene il suo scopo, cosa che non siamo in grado di escludere in questo momento, chi ci esclude che un domani non lo facciano sui soldati? Beh, poi iniziano le teorie paranoiche da scia chimica di Shimus. Chi bussa? Ciao. Caccio la testa dentro. La mia propensione a un'azione rapida ed efficace mi ha fatto dimenticare che non ci siamo messi d'accordo sulle tempistiche.
Era quello che in realtà stavo... Poi ero io, no? Quello che è meno di qua e più di qua. Se... Mi hai esortato ad agire? Avevo un piano in mente e stavo per andarlo ad attuare. Sembra lamentarsi. Diciamo che stavamo convenendo su come potesse essere il caso comunque di essere celeri. Il quanto celeri, direi, nel momento in cui finisce il bagno il nostro amico. Allora, datemi non più di una mezz'oretta. Penso di poter le togliere... Non più. Non più. Da che parte possiamo entrare? Dalla piantagione che non sia quella da cui sono entrato l'ultima volta. Allora, lui dove ha visto, mi aspetteranno? Allora, lui ha visto la strada che abbiamo fatto poco prima. Girate sulla destra, tagliate per i campi verso sud-est, dovreste trovare il punto in cui si stavano dirigendo, se hanno seguito il percorso tracciato, Nelson e gli altri della compagnia. Non so chi troverete, so che verosimilmente potrei aver già ficcato il naso e aver tolto di mezzo Nelson per un'oretta e mezza. Un bel colpo, lo prendi così a due mani, pam! Tu lavati intanto. Penso non si possa fare, ho un piano alternativo. Comunque sarà altrove e avrà altro a cui pensare. Intanto per rispondere alla tua domanda di prima, Roberto, sì, riesci a raccogliere un po' di questi fiocchi. Questo comunque non è cotone. Certo che è cotone, metto una mano. No, è freddo. Sembra ghiaccio, neve. Non ci sono nuvole in cielo, però. Questo non è. E arriva più o meno da dove arriverebbero i fiocchi di cotone, cioè dalla piantagione. La non c'è quel sapore del cotone, l'ho mangiato per un periodo. No, hai ragione, non è cotone. Cosa può essere? Devo andare. Freddo. Forse è il caso che ci mi lecco le mani. Simus, intanto che si lava, mi lavo male. Se non ricordo male, tu nel capanno avevi un ingranditore, giusto? Di quelli che vengono dall'Europa. Tipo una lente? Sì, cioè, sì, però lente su lente, ma sono in memoria mia. Microscopio. C'era? Ok, sì, c'era il microscopio. L'ingranditore dell'Europa, lente su lente. Un attimo di... Vorrei un bastone di tuono. Allora, c'era perché c'era il cannocchiale con Galileo, quindi... Esatto. Cioè, la ricostruzione. Ma poi, pensa... Dal 1004 in poi. Pensa sempre in queste cose, il tuo punto di riferimento è Ritorno al Futuro 3. C'era il microscopio? Sì. E allora c'era il microscopio. Vorrei una DeLorean. C'è il microscopio nel futuro, Ritorno al Futuro. C'era anche il telescopio. Sì. Il telescopio sì, c'era la locomotiva. 1004 rudimentale. Olanda. Ok. Ma lui nel suo coso da siniscalco aveva anche un microscopio. Ho capito, aveva anche un freezer. Aveva anche un però... freezer. Faceva i cubetti di ghiaccio, va bene? Si può. Un'intera stanza per fare un cubetto di ghiaccio. Il dottore, esprimendoti in parole... Il microscopio per Diana. Sì, ce l'ho. Vado a ravanare... Un microscopio? No, non scoppio. Scoppio. Ecco. Grazie. Prendo un paio di cosette dalla manciata di ghiaccio che c'era lì, insomma. Lo metto sotto il microscopio e gli do un'occhiata. Fai una prova di... Sì, biologia ci può stare. Sì. Può non essere biologica, però insomma. Verde... Decine e centinaia. Lancio un di 1000. Esatto. Decine e unità. Fatto 215. Era indifferente scegliere quale. No, 50 quindi. Non è 110. Sì, è 110. Non ce l'hai fatta. Esatto. È una cosa strana. Sembra che siano dei fiocchi di cotone che si sono congelati talmente tanto da diventare di ghiaccio e quindi poi quando li tocchi si sciolgono come neve. Però guardandoli a microscopio sembrano fiocchi di cotone. Sono cristallizzati. Sono fiocchi di cotone cristallizzati da una temperatura estrema. Vedi la canzone Fiocchi di cotone. Bianchi come neve lieve. E tiro fuori il taccuino dalla giacca e comincio a disegnarli mentre si sciolgono. Guardo un po', prendo un po' di appunti. Non è normale. Io leggo un po' per terra per sapere se hanno lo stesso sapore. Scusa dottore, perché secondo te un luogo dove si prende della gente e si schiavizza solo per il colore della pelle è normale? È normale, non potremmo dibattere sul fatto che sia giusto, ma è normale. Risposta deludente.
Già tanto che non abbia detto sì. Chiaramente sì. Io sono quella via di mezzo. Sì, ho capito. È già tanto che abbia detto persone. Quali persone? Quali persone? Mentre loro si sollazzano, cloppete, 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 galoppete, io arrivo da mia sorella. Vedi che il carretto del dottor Greenwood è effettivamente fuori dal saloon. Mm. Ah! Il cavallo è stato legato e il carretto è lì di fianco, staccato dal cavallo. Ah, quindi qualsiasi cosa sia successa lui è tornato probabilmente. D'accordo. Beh, io... E non deve essere tornato molto dopo di voi, perché non siete stati ore. Infatti. Beh, io comunque tiro dritto. Tiro dritto, e anche perché ci siamo messi d'accordo così, magari curiosiamo su cosa è successo. Quindi vado da mia sorella. Quando arrivi praticamente alla piantagione, sì, quasi alla villa, vedi che i fiocchi di cotone stanno effettivamente arrivando da lì, portati dal vento. Però non hai sentito una temperatura che giustifichi una roba del genere, che giustifichi né la neve. Tu ancora non sai che sono cristallizzati. No, beh, però. Però non hai... Beh, so che sono freddi. Sono freddi, senza dubbio. E non hai sentito però per strada un vento glaciale. Ma c'è, siccome prima eravamo andati verso la piantagione, quando c'erano andati, li avevamo visti? No, non c'erano. Era quella la domanda. Sì, sì. È un fenomeno che è scoppiato mentre eravamo nel mio film. Anche perché si dice che è normale quando è cotone, ma ci vorrebbe tipo un mese, vuol dire che non c'è ancora cotone da far volare. No, dovrebbe in genere verso fine estate. Adesso siete certo. In piena estate, quindi boh. Per adesso non mi faccio domande, tiro dritto. Arrivi alla villa. Ok, cerco mia sorella, non so dove potrebbe trovarsi in questo preciso momento. Avrà nella sala di lettura sicuramente. Ok, a sorseggiare te. Sorella mia adorata, te certamente. Ovviamente. Sorellina mia adorata. Andrew! Ciao. Si alza e si avvicina a te facendo proprio... Certo. Io la abbraccio calorosamente, nel momento in cui ci sciogliamo dall'abbraccio, faccio cadere mi faccio penzolare dalla mano un ninnolo, una catenina d'argento con un bel ciondolo, perché io ne porto sempre due o tre in tasca qualora dovessi fare la corte a qualche ragazza. Quindi glielo faccio penzolare davanti agli occhi, un regalino per te, che in caglieria. Lei lo prende, lo guarda. Sì, a quale delle tue puttane l'hai preso stavolta? Beh, in realtà è una delle puttane a cui ancora non l'ho regalato, è diverso, non l'ho preso a nessuno. A nessuna. Me l'avrei comprato in qualche posto sicuramente da puttane. Mi piacerebbe risponderti di no, ma vedo sempre che sei. Pensavo che dicessi mi piacerebbe risponderti male, no, ma in questo momento no, mi servi. No, mi piacerebbe risponderti di no. E sono felice di vederti sempre più cresciuta, arguta e acuta. Infatti, è proprio di questo genere di caratteristiche che ho bisogno in questo preciso momento da te. Sto organizzando uno scherzo. Uno scherzo. Ebbene sì, sto organizzando un tiro mancino al buon Nelson. Oh, il buon Nelson, che cosa stiamo organizzando? Sarà molto divertente. Allora, ha pochissimo senso dell'umorismo. È proprio per quello che gli voglio tirare questo tiro mancino. Che porco qui sul collo. Peraltro vedo che, cioè, nel senso, sto gesticolando ancora in mano, mi accorgo di avere in mano il piede di porco, scontro la testa, lo lascio giù di fianco al tavolino. In pratica, la mia idea è quella di fare una piccola, guarda, il piede di porco è frazione nei suoi appartamenti, scompigliare tutto. Quello che voglio fare è convincerlo di stare impazzendo. D'accordo? Quindi sto prendendo ogni singola occasione che trovo per spostare piccole cose nella sua stanza e lasciare tutto a posto, in modo che si convinca piano piano che l'alcol gli sta dando alla testa. D'accordo? Lo voglio vedere sempre più paranoico e sempre più incasinato, fino a quando poi decideremo eventualmente di svelargli la nostra burla. Per farlo, però, per evitare che lui, che non ha una buona memoria, si dimentichi questa cosa che dovrebbe essere qui, in effetti è lì, avrei bisogno che me lo distraessi per un'oretta e mezza, una partita a scacchi, qualcosa, tanto lo sai che stravede per te, qualsiasi cosa tu gli chieda di fare probabilmente la farà, anche se sarà molto noioso giocare a scacchi con lui, lo sappiamo bene. Sì, beh, potrei anche chiedergli di fare qualcosa di più interessante che giocare a scacchi. Carte?
Qualcosa di più interessante delle carte. Ci sono cose più interessanti delle carte da fare in questo posto. Un giro di cavallo. No, però ci stiamo avvicinando, ci sono degli animali di mezzo. Scusa, aspetta, il tiro alla papera. Tira il collo alla papera. Sorellina, non credo. Abbiamo già parlato di quanto sia. Ma cosa stai dicendo? No, intendo far combattere due di quegli sporchi negri di merda che abbiamo nella piantagione. Sorellina, di quello stavo parlando. È sconveniente per una ragazza come, per una giovane come te. Ma sono nostri. Per un momento mi si alza, mi si gonfia una vena sul collo e poi gli dico: ma certo che sono nostri, quello che intendo, basta con piedi di pollo. Vedo il suo fantasma che fa, l'ho appena conosciuto, perché è così persistente nella mia mente? Tu dare colpo in testa a lei qui? Sorellina, è chiaro che sono nostri, ma cosa ne avrebbero a dire le persone di mondo che sapessero che una signorina rispettabile come te si sollazza con questo genere di divertimenti? Sono volgari, sono divertimenti volgari, la violenza non ma si addice a una signora. Ma sono così fisici, il sangue, l'odore del sudore e del sangue che si mischiano insieme è qualche cosa che degli uomini di lettere non comprenderanno mai, perché è fuori dalle loro poche esperienze. Io sono una donna di mondo, io vivo queste cose. Provo a fare una prova di convincere appellandomi a qualcuno di cui lei magari, non so, era un po' invaghita, o a cui che le aveva fatto la corte, che lei stava annusando un po', qualcuno che lei ritiene figo, che potrebbe versene a male dal vedere una come si dice, una ragazza del genere come lei dilettarsi in cose del genere. Archibald Skalnik. Skalnik, ok. Già che si chiama. Cos'è? Convincere, persuadere, come si chiama questo? Aspetta, che lo cerco. C'era in inglese charm, in italiano adesso non mi ricordo. Lo cerco più. Subito. Affascinare. Sì, è possibile che sia affascinare, ma c'era no. Forse persuadere. Persuadere, sì. Sì. Ok, persuadere. Soltanto 30. Ma il mio fascino 68 bene, comunque. Il mio fascino 68 cosa mi vale? Vabbè. Per la bellezza. Sì, è vero. Vabbè, io ci provo. Lei fa una prova di forza di volontà perché lei vuole spaccare delle teste. Ok. Cosa ne direbbe? Cosa direbbe di te il buon Archibald? Se vedesse questa cosa, 88! Ma è lui che me le ha fatti vedere per la prima volta. Direbbe 88! 88, ma lei ha fatto 79. Porca! Una sfida. Ah, vediamo però, io avevo 30. Lei quanto no, avete fallito tutti e due. Ok, male. Il che vuol dire che puoi provare, okay, mettendoti, perdendo un po' più di tempo di quello che hai detto a loro che ti ci sì. sarebbe voluto, puoi provare a forzare il tiro. Ok, ah, giusto. Ecco, forzare, che cos'è forzare il tiro? Forzare il tiro è... Vuol dire che prendi i dadi, li giri e dici ho fatto due. No, forzare il tiro significa in quelle occasioni in cui un tiro di abilità può cambiare perché... Mm-hmm. Con più impegno, con più tempo, con più okay. qualche cosa. Tipo prendere 20? No, perché non sei sicuro. È come ritirare, è come ritirare una seconda volta. Puoi forzare il tiro, cioè ritiri, come se non avessi tirato, sapendo però che un secondo fallimento è un fallimento più grave del primo fallimento. Cioè in questo momento semplicemente non è successo niente. No, io la... come si dice... non ritengo accettabile cercare di salvare i negri facendo ammazzare di frustate i negri, mi sembra veramente brutto, quindi cerco di convincerla a dilettarsi in qualcos'altro e quindi provo a forzare il tiro. Se posso anche spendere dei punti fortuna, non so come si possa fare, se si può fare lo faccio. Allora, sui punti fortuna te lo dico subito perché essendo una roba optional l'ho cagata poco. Se io... qualcuno sta ascoltando qui in giro, non chiamate la polizia, non vogliamo andare a uccidere persone di colore. No, è un gioco. No, assolutamente. Stiamo, cioè nel senso, è che qualsiasi è modo... persona dei vicini, stiamo giocando di ruolo. È come se stessimo giocando Django. Li chiamano negri perché li chiamavano negri, solo per quello, no? Perché puoi spendere un punto fortuna per spostare di uno il per ogni punto fortuna che spendi, abbassi. Ok, a posteriori del tiro. Sì. Va bene, d'accordo. Potere non è potere, non serve niente la forza di volontà, mai detto niente, io ci riprovo. Serve ma non in questo caso. Ci riprovo. Lo forzi quindi. Sì, 86. Bene, ma... è abbassato di 2. Beh, se lei fa 100. No, no. Lei non forza, lei non ritira. Lei ha fallito lo stesso. Ok, d'accordo, niente. Sì. Però
questo tuo insistere, insisti, no, ma perché non è giusto, la stai annoiando veramente molto. E il risultato che ottieni è esattamente il contrario di quello che speravi di ottenere. Quindi farà prossimamente, probabilmente si accanirà molto di più. No, basta. C'è sempre un piede di porco lì. Senti, se vogliamo fare questo scherzo, lo facciamo a modo mio. Perché altrimenti vado a dire a Nelson che lo stai prendendo in giro. Oh, e poi vediamo allora. Va bene. Sentiamo che cosa avrà da dire papà su questa cosa. D'accordo, va bene. Non tirare in mezzo papà per tutte le cose, però, insomma, d'accordo, va bene, divertiti come vuoi. Sei una donna cresciuta ormai. Ok. Me ne vado con un po' i coglioni girati, però almeno. Lei ti segue e vedi che sì, va nella direzione della dependance di Nelson Briggs. Prende il piede di porco, va. L'ho preso. So, è un certo legame con questo oggetto. Ormai, non so, esatto. Non so quando mi servirà. Compagno di vita. È come la. Come si dice? È come il pollo di gomma con carrucola di Guy Brown Streetwood. Che ogni tanto provi a fare USA, no? No. Che sia il caso di usarlo qui. Esatto. Però nel momento clou, esatto, non servirà niente uguale. No, assolutamente no. No. Francis finisce di lavarsi. Ok. Finalmente. Puzza ancora un po'. Vabbè, a confronto di prima sei un gelsomino. Non credo che ti rendi conto che sono i vestiti principalmente. Sì, infatti adesso ti do roba dal mio armadio. No, oh, troppo tardi, li ho già messi. Non dovevo metterli di nuovo? Togliteli e cambiali. Ah, ok. Me li tolgo un po'. Io li prendo e li butto dove so che brucio la roba. Ci sarà la pila, esatto, di scarti. Oh, la buona vecchia pila di scarti in fiamme. Esatto. Non si spegne dal 42. Cosa volete fare quindi, una volta che lui si è rivestito? Ci camminiamo verso la piantagione. Sono passate 3 ore. Vestiti me li dai tu? Sì. Ne prendo 3-4. No. E ne tu uno sopra l'altro. Ne prendi uno e se... E non mi riprendo quelli vecchi miei anche. Sì, rimettiteli via, basta che non li indossi. No, io indosso anche, se mi sento insicuro, devo averne almeno un paio di strati. Sì, sono, ma con quella roba addosso ti fiutano a 1 chilometro. No, non dei cani. Dei tuoi. Tipo ad esempio quella giacca, le due giacche sono perfette, ascolta. Guarda, me le metto tutte e due. Fai conto che comunque è luglio in Texas, eh? Poi ci saranno 45 gradi, sì. La notte un po' meno. Fai così, sudo e puzzo ancora di più. Metto un paio di vestiti addosso. Sì, ma poi mi fai una prova di costituzione mentre andate in là per il sudore. Esatto. Ne metto un paio. Mm. Ma qual è la tua professione, scusami? Vagabondo. Ah, okay. Nessuna professione. Un cazzeggiatore da competizione. Una professione. Andate verso la piantagione seguendo la strada che vi ha indicato Andrew. Mm-hmm. Se qualcuno vi ha detto Audi! Fiat. BMW, sì. Anche voi notate il carretto del dottor Greenwood fuori dal saloon? È quello che ho visto. E sentite che dentro stanno cantando, qualcuno sta suonando il pianoforte del saloon, ovviamente. Mm-hmm. Scordato. Scordatissimo. Probabilmente di quelli a nastro che vanno da soli. Esatto. Ma sta girando la gente. Ma Shimus, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in una bella casa a controllare una cosa degli esperimenti che stanno facendo. Lì hai licenza di prendere quello che vuoi. Io ho dato che ho anche. Non è casa nostra. No. Simus, aspetta un attimo. Dimmi. Dov'è che tenevi l'altro grimardello? Piedi di porco? Quale? Che hai due. Eh sì, c'ho questo piccolo, in realtà è tipo una metà di un piede di porco. Okay. E alcuni grimardelli. Vicino al carretto. Ah. Due mani, mi raccomando. Ascolto, mentre se ci sono suoni. Dal carretto? No, senti che arriva tutti i suoni arrivano da dentro il saloon. Io mi allontano e mi lascio, cioè, per pronto a scappare. Se... Cosa? Fammi da palo? No. Come no? Se dobbiamo sapere cosa fa, magari dentro qualche indizio. Francis, allontanati. Io già non ci sono. Francis! Vedi un mucchio di pattume in un angolo, io come un padre. Va bene. Vai, dottore. Se c'è un lucchetto lo forzo. Fai una prova di forza. Io guardo se intorno c'è qualcuno. Vai, fai una prova di percepire. No, com'è che era? Il vagabondo più rincoglionito, scusate, della storia dell'umanità. Furtività. Quanto ha fatto? 86. Bene. Non si capisce come abbia fatto a sopravvivere fino adesso, braccato.
Perché non mi braccano più di tanto? Sì, perché ti mimetizzi nel pattume e resti lì fermo. Individuare. Funziona. Individuare. Individuare, 30. Ah, individuare l'ho fatto in 50. Sta guardando con intensità il muro. Ne vede ogni singolo ha moto. Anche smesso di nevicare. È stata una cosa... Dicotonizzare. Esatto. Dicotonare. Devo fare una prova di forza e tenendo conto anche che ho il piede di porco è uguale. Ma infatti il piede di porco è mezzo piede di porco proprio. Introduciamo un'ulteriore regola che sono i dadi bonus. Potete avere dadi bonus o dadi malus. Tiri un altro di 10 che sono le migliaia. No, tiri due decine e tieni la migliore. Ok, le decine 80, 50, no, 50 direi 5, esatto. 5 che comunque sono oltre perché ho 30. E allora hai fallito. È bello robusto, anzi ti rendi conto che probabilmente per attraversare tutti gli stati della costa est, dal New England da dove probabilmente viene Zanza, fino Zanza. A qua, sicuramente si è dovuto un po' attrezzare perché ci avrà dormito dentro, avrà dentro tutti i suoi averi, avrà rinforzato sicuramente il carro. Tu prima mi stavi chiedendo qualcosa. Stavo dicendo, dato che in realtà nella pratica è vero che mi sono attardato un po' a conversare con... Allora, in breve, dimmi se per caso riesco a tagliare per i campi al ritorno, tanto comunque ho detto che dovevo andare in quella zona lì, anche mia sorella, ho una copertura per quanto stupida sia, per vedere se per caso riesco a incrociare loro mentre salgono. Ok. Se non ce la faccio, non ce la faccio perché ho fatto troppo tardi. È un tiro di fortuna. Ok. Sì, passata. Ok. Quando arriveranno? Certo. Simus. Una mano? È una mano sia. Fai tu il palo. Ok. Ah, non riesco. Sceriffo, una mano! Arrivo! Rispetto alla locanda. Sempre forza. Sul lato del saloon. Sul lato, forza. Quindi non davanti. Sempre forza anche tu con un dado in più dei, okay, di decine, perché anche tu stai usando il... Verde. Allora, le decine sono questi due. Dai! 7 e 9! Fallimento critico. No, no, perché tiene il migliore. Va bene. Niente. Niente neanche io. È veramente molto robusto e sentite che il piede di porco non è abbastanza grosso per fare forza, anzi non possiamo stare qui tutto il giorno. Dov'è un piede di porco quando serve? Si vede abbandonato. Io mi faccio strada col piede di porco in mezzo alle frate. Ma volete aprire questo? Con cosa è chiuso? Lucchetto. C'è una serratura. La spa, prendo il piede di porco e provo proprio a spaccare la serratura, non a forzare il è sempre una prova di forza. Però con 70 con 3 di con il con vantaggio. Vantaggio sostanzialmente. Quindi no, tiro questi due per vedere quelle decine. Voglio usare questi, è una questione di principio. Userò l'1. Beh, quindi 17 17 70. Cac! Proprio senza fare nemmeno il minimo sforzo. E metto, prendo il pezzo di serratura e me lo metto via. Gliela avete allentata. Bravo. Esatto. Dileguati adesso. Faccio un diversivo? No. Se ti becca lo sceriffo finisce malissimo. Quindi adesso torna nel tuo pattume tranquillo, noi arriviamo tra 5 minuti. Ok. Giusto, dato che l'idea è stata di manto, sì, fai un tiro fortuna. E infatti stavo dicendo, ma cazzeggiamo con lo sceriffo in giro quando dobbiamo salvare i poveracci. Porca. Beh, in realtà era... No, ma è una cosa relativamente intelligente, cioè è un'occasione che... Qual è le decine? Io volevo fare un diversivo dando fuoco al saloon. Lo sai, è vero che farò 60. Come da migliore tradizione, giustamente. 59! Quanto hai fatto? Da quanto hai? Su 50. Vabbè, di 10. Non mi posso giocare i punti fortuna? Sì, puoi. Puoi spendere i punti, cioè, fortuna. Spendere 10 punti fortuna. No, 9. Ne basta 9 perché è minore o pareggio. Ah, pareggio anche. Io me li spendo. Bravo. Perché? Sì, prima di andare in galera e finire la storia nel più breve tempo possibile. No, è scritto appena perché quello è il massimo a cui puoi arrivare. Ok. Cerchi a quello nuovo a cui sei arrivato. Beh no, sì, sono abbastanza forte. Non l'ho vista adesso. Io ho 75. Delle buone cose. Sentite la porta dell'ufficio dello sceriffo che si apre e poi cosa hai detto? E richiude la porta e torna indietro. Io in quel momento lì faccio la rotolata interna e richiudo la porta del carretto. Ok, a questo punto tu sei dentro e tu continui a fare da palo. Sì, però mi allontano dal carretto, cioè e faccio da con palo. Cosa illumini dentro che è tutto completamente buio? Cosa ti... Io fumo la pipa, quindi tiro fuori gli accendini, i cerini.
Con che verso vuoi che ti avviso se succede qualcosa? Non c'è tipo un 1% che c'è roba che si accende il cerino, okay. E salta tutto in aria, sarebbe no. Fantastico per Manto. Sì, no, più che altro accendere. No, a Manto lo dovresti dire. C'è della roba che può esplodere. Ok, la faccio esplodere. Sì, non sei obbligato. Sta arrivando un meteorite, lo prendo. Ma perché lo prendo? Perché c'è una spiegazione su, certo, perché lo prendo. Sì, io non ho, tutti ne l'hanno ancora capita, ma c'è. Ah, c'è. Sì, sì. Fai una prova di individuare. Quando saremo in pensione, lo capiremo. Quando saremo allo spizio. È come lo struzzo. 5. Sul letto di morte. Lì c'è vicino di te. È per quello che. Esatto. No, la bella. Vabbè, sì, buonanotte. Vedo un cazzo. Accendi il cerino. E si spegne. C'è uno spiffero d'aria che arriva dalla porta e ti spegne il cerino. Merda. Continua a spegnerti. Forse è meglio che cambi posizione. Apro la porta e vaffanculo, fai tra la porta. Puoi forzare il tiro. Sì, ma con 25 forzare il tiro sto facendo tutto. Riaccendere un cerino e forzare il tiro. Oppure apre la porta e si prende un rischio. Sì, Per forza il tiro, che ti hai fregato? No, non sta andando male oggi. Apro la porta e prendo un rischio narrativo. Va bene. Apri la porta e effettivamente entra un filino più di luce. Non è che fuori ci sia tutta sta luce, perché comunque è sera, per carità, è estate piena, quindi fino alle 9 c'è ancora abbastanza luce per vederci per strada. Due lanterne intorno a tre robe. Però fai un po' fatica lo stesso. E vedi che dentro è pieno di alambicchi, fiale, provette, barattoli, roba in formaldeide. Appunti sparsi qua e là. C'è un letto che evidentemente il dottore usa quando è in viaggio. Cerca un diario. Un piccolo secchio dove cagare. E cerca un diario a questo punto. Fai una prova di individuare. Tanta la patata. Uno critico. Preso proprio così. Lo trovi, mentre lo stai prendendo in mano, tu che stavi facendo il palo, mm-hmm, senti la porta dello sceriffo che si riapre e richiudi la porta. Esatto. E mi allontano. E ti allontani abbastanza. Esatto. Però gliel'hai chiusa sul naso, quindi ci metterà un po'. La tua porta, mia. Non quella dello sceriffo. Tu non ci vedi più. No, lei da qui non esce. Guarda, Laura, dove cazzo l'ha presa? Dove cazzo ti sei laureato in medicina? Ah, la porta del fienile. Dottore, chiami un dottore in medicina. Dottore, chiami un dottore. Sembra gialla, se esatto, preso. Mamma mia. Io mi ero laureato in architettura, ma siccome sì, non mi prendeva nessuno. C'era la crisi. Sì, ma architettura canoniana, quella di Euclidea, cazzo. Mamma mia. Sai la guerra, i crisi, sì, certo. È più facile. Scemos, lo sceriffo. Sceriffo. Tutto bene? Sì, tutto bene. Stavo prendendo una boccata d'aria. Sì, guarda, una giornata un po' così. Il tuo amico che fine ha fatto? Il mio amico è a finire a fare un pisolino. Era molto stanco. 10. Ti ricordi che ti ho aperto? Sono tipo attaccato sopra il sonno. Assolutamente. Sopra lo moragno. Sopra lo sceriffo. Come Riddick. Esatto. No, mi ricordo perfettamente, sceriffo, che è sotto la mia responsabilità. Io sono al saloon. Ok. Se succede qualche cosa, lo tieni dopo. Gli stai proprio sulle palle, eh. Beh, diciamo che dopo il vagabondo io sono il numero 2 su una lista nera di casco nero. Come io da lontano ti faccio un gesto così. Entra nel... Hai sfondato più vetrine tu con gli sgabelli. Esatto. Entra nel saloon e tu gli riapri la porta. Grazie, non ci vedo più un cazzo. Se magari la prossima volta... Se no, ci deve ricordare la torcia, eh? Certamente, come no? La lanterna. Così gli diamo meno fuoco. La lanterna, poi dire la lanterna. No, proprio la torcia. Come conoscevo un amico che ne portava 50. Era un caso umano. Sapeva anche guidare due navi contemporaneamente. Vero. Tipo Van Damme, ricordiamo. Infatti, non so più rialzare. Con due corde. Esatto. E tenevi due timoni. Mamma mia. Che poi per quel caso motivo comunque, se che vanno in quella scena lì, me lo immaginavo più Kung Fu Panda quando fa la spaccata. Sì, però con le due corde che tieni con i due timoni. Sì, sì. E devi anche tenere vicino. Io non mi ricordo come ho fatto a convincere Claudio a farmi comunque tirare quel tiro che col 20 riuscivo. Non lo so, era un per po' per esasperazione. Sì, forse. Anch'io.
In genere è il modo in cui cominci a fare. La cosa bella è che tu non è che l'abbia mai fatto. Hai detto, se lo faccio so guidare due navi. E poi è diventato canone. E lui mi ha detto ok però. Sì, esatto. Perché lui ha detto, come vedi, vai, fai il coglione, tira sto dado. No, ma soprattutto la sua, probabilmente, io mi ricordo nella tua voce il tanto, quando cazzo mai succederà. Cioè, adesso. Però è nella storia. È nella storia, sì. È canon. È cosa canon. Volevi farmi tirare? Hai trovato il diario, quindi innanzitutto segnati che è il diario del dottor Greenwood, che ha un piccolo diarietto di queste dimensioni, quindi Moleskine praticamente, di pelle. Di pelle. 1861, Moleskine. È legato con una cordicella per tenerlo chiuso, ma evidentemente è il diario. Il resto erano tutti appunti sparsi, note... che dovresti guardare un po' più accuratamente per... Non c'è abbastanza luce. Se sulla copertina c'è scritto le lacrime di Azathoth, non aprirlo. Se ha la copertina rossa... No, c'è un bel simbolo giallo. Ah! No! Bene. Subito. No, non è vero. È molto anonimo in realtà come quadernetto. Beh, io avrei fatto... Andiamo? Sì. Vi avviate... Fai sparire quel... Ah no, il lucchetto ce l'ho. Tra l'altro, due anni fa era nata la Moretti. 1859. Esatto. Ah, una birra? Bene, ho capito la moretta. Io. Magari la facevano ancora recentemente. Sarà nata anche una moretta nel 1859, immaginiamo. Speriamo più di una. Andate verso la piantagione e vi incrociate con Andrew che vi sta aspettando. Nel momento in cui vi addentrate nelle fratte, vedete la mia faccia che sbuca all'improvviso con i fianchi di porco. Ehi! Bravo, a due mani. Vi aspetto da un sacco di tempo. Sì. Posso vedere se mi ha spaventato meno perché farla. No, è che il dottore ha cercato di farci arrestare. Il dottore ha fatto una pennichella. Meno male che non ci è riuscito. Ma ci è andato molto vicino. Cos'è che ha fatto una pennichella? No, ha fatto. È entrato nel carretto. Ragazzi, siamo in mezzo a un campo. Ci sente nessuno. Potete parlare normale. Ma qui si perde tutto il pathos. Va bene, credo che abbia... Quello l'hai perso da eoni, mi sa! Sono d'accordo con tutti e due. Siete dei guastafeste. Comunque, ti è servito il piede di porco? Mi servirà. Da confidenza, vero? Sentite, è meglio che andiamo, perché ciò che sta succedendo non è bello e quindi vorrei almeno che non fosse successo in vano. Cioè? Nevica. Cioè, la mia famiglia ha buone abitudini. Nevicava. E non posso picchiarli a sangue soltanto per... questo, no, quindi... ma tu li colpisci qui? Basta con questa cosa. Il collo e la spalla. Va bene, andiamo. E fum, vanno giù come un sacco di patate. Senza... Ci penserai tu, Francis. Però senza danni permanenti a volte. In un'altra città, in un altro stato, quando non sarai sotto la mia responsabilità. Adesso andiamo, la direzione era questa qui. Vediamo cosa diavolo stanno facendo e cosa sta succedendo. Fai strada. Va bene. E fatemi tutti una bella prova di muoversi, no, così. Beh, no, c'era seguire tracce. Furtività. Avete in realtà il vantaggio. Il vantaggio perché è notte, ho fatto tutto l'accrocchio. E poi è notte, quindi. 7. Decine. Cioè, 0. Unità questo viola. Furtività. 9. Verde. Ho tirato questo da iniziare la metà. 9. 4. 20. Ah, no, hai tirato con il vantaggio? Sarebbe di più per le decine. Ho fatto 3. Tiro. Il gol 1. Ottimo. Che è 20, la mia. Vi muovete tutti abbastanza silenziosamente. Molto silenziosamente, alcuni di voi. E arrivate verso il capanno di Nelson Briggs. E la scena che avete davanti è una. Abbastanza raccapricciante, soprattutto per Sheamus che la sente molto nel profondo. Ci sono Nelson e 6 dei suoi uomini. Nelson è insieme alla sorella di Andrew. E gli uomini di Briggs hanno fatto cerchio intorno ad alcuni schiavi che si stanno pestando. Vedi che uno di questi qua è veramente molto molto grosso, molto robusto. Sai che non è particolarmente intelligente, ma è un lavoratore di quelli che se gli dici che deve scavare una trincea in un minuto, ti scava una trincea in un minuto. Mm-hmm.
si chiama Tom, è uno di quelli a cui stai cercando di insegnare un po' di più perché appunto è di buon cuore, ma un po' tardo. Un po' tardo. E questo sta combattendo regola, perché altrimenti lo fanno squartare dai chiari. E la prima regola del Cotton Club è che non si parla del Cotton Club. No, la cosa è che loro due sono gli ultimi che si stanno pestando, ma vedi che a terra ce ne sono altri 6 o 7 che sono talmente grondanti, conciati, sangue, conciati da non riuscire nemmeno a stare in piedi. Gli uomini di Brix si stanno, se ne salvano. I due che stanno, no, se ne salvano, cioè gli altri sono morenti? No, sono a terra, okay. da lì poi non sapresti dirlo. Beh, si vede, sono usciti, è spezzato col collo, tipo. No, non si sono pestati. No, sono tutte maschere di sangue, cioè, okay. Fate cazzo. Magari muoiono durante la notte per emorragie interne, però non sono già morti. Quanto lavoro! E quasi gratis. Si stanno passando da bere, stanno lì con i cani, aizzando i cani contro gli schiavi. E quella che si sta divertendo di più è Rose, che praticamente si è abbracciata a Nelson, e vedi che sono tutti e due abbastanza ubriachi. Il fatto che loro siano qui significa che non sono dove noi vogliamo andare a verificare, non è vero? Vuol dire che loro sono lì nel piazzale davanti, però se aggirate la casupola, opera tua? Potreste entrare da dietro. Non è opera mia. Cazzo, andiamo. Io ora sono un attimo paralizzato sullo spettacolo, vedete che stringo i pugni e le nocche diventano. Vedi che uno di questi sta proprio stringendo o qualcosa del genere. Sì, oltre alla casa di Nelson Briggs ci sono i magazzini del cotone, che al momento sono vuoti perché non hanno ancora raccolto. Io mi volto verso Shimus e gli dico: adesso qui per loro non puoi fare niente. Se non sfruttiamo questo momento non sapremo neanche cosa cazzo sta succedendo. Posso creare un diversivo? Del diversivo stesso? C'è già un diversivo, proseguiamo. Vedete che uno dei due schiavi finisce a terra, pestato a sangue dall'altro, che è praticamente accasciato a respirare affannosamente. E uno degli uomini di Briggs prende una bottiglietta di vetro, si avvicina a quello che è andato a terra e fa: no, 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 ancora no, adesso devi tornare su. Gli infila la boccetta in gola, gli fa trangugiare la roba che c'è dentro. Vedete che adesso inizia, tossisce per un attimo e poi a fatica si rialza, si rimette in piedi. Vedete che sta grondando talmente tanto sangue dalla faccia che probabilmente non si rende nemmeno conto da che parte è girato, e parte scagliandosi contro Tom. Forse è meglio che ce ne andiamo di qui. Io inizio a tirarli con via. Un pugno talmente potente che un uomo che un secondo prima non riusciva nemmeno a stare in piedi non avrebbe mai potuto tirare. E Tom va secco a terra e sentite un brutto rumore di ossa che si rompono. Non è morto, però è conciato veramente. Forse non ci fa bene vedere queste cose lì. Frattura cranica. Cerco di tirarli via. E io comunque io esco con il bastone, comincio. Io esco. Ehi, andiamo. Anch'io io sto tirando. Però mentre andiamo, io sto continuando a guardare il combattimento. No, questo non mi torna. E vedi che il tizio che si è tirato su sta andando verso uno degli altri che ci sono per terra e inizia a prendere a pugni anche quello che c'è per terra, che già è a terra, e che probabilmente questo non passerà la nottata. Io esco dalle fratte. Io lo sto tirando indietro. Fai una prova di forza. Posso farla anch'io? Sì. Minchia. 95 anch'io. Bene. E tu hai quanto di forza? Conta, no, non conta, entrambi. Avete fallito tutti e due, siete ugualmente dementi. Quindi okay. Sto riuscendo in quello che voglio, senza trascinarlo lo tengo fermo. Lo stai trascinando, ti sta trascinando, senti che ti sta chiedendo di rimanere lì. Volendo potresti andare un po' avanti lentamente, però lui ti capisci che ti sta. Io guardo Shimus che sta facendo, cerco di tirare lui. Ci sono lanterne nei paraggi? Ci sono un paio di torce accese vicino alla. Stai pensando di dare fuoco a qualcosa? A tutto. Avevo già preparato io il diversivo. E tiro fuori tipo dell'olio dalla lanterna. Andare, chi pensi che verrà messo al lavoro a calmare l'incendio? Questi non si reggono neanche in piedi. Allora lasciano vedere. Hai 5 minuti. Cazzo, lasciatemi andare. Hai 5 minuti. Non lo lascio. 5 minuti. Aspetta. Io mi faccio.
mi faccio, come si dice, mi faccio avanti, lascio il piede di porco per una volta, pensando che lui mi abbia detto lascia il piede di porco perché è sospetto, ok? Quando in realtà mi stava dicendo tieni il piede di porco, ricordatelo, ok? E faccio Nelson, che bello spettacolino, perché non mi avete invitato? Andrew. Che cazzo ci fai fino qua in fondo? Sei venuta a riprendere tua sorella, vedi che la prende proprio per il... Io la guardo come se me ne fregasse qualcosa, le poi ridacchia. Mi rendo conto... Esatto, poi quando lei ridacchia mi rendo conto che può anche attaccarsi al cazzo, in tutti i sensi. E lo farà proprio. Esatto, e gli dico, Andrew, in realtà sono venuto a farti un favore. Andrew? Nelson, sono venuto a farti un favore. Mio padre non è in una delle sue giornate migliori, non ho capito cosa cazzo gli sia successo, ma... Dato che questa è forza, la cerco di guardarli con il maggior disprezzo possibile. Dato che questa è forza lavoro e ci sono un sacco di faccende da fare a casa, anche se i campi sono ancora spogli, sarà meglio che domani non se li ritrovi decimati e che siano in grado di lavorare senza sporcare il pavimento di sangue, perché altrimenti non si incazzerà solo con loro, si incazzerà anche con te. Prendilo come... Andrew, tu non hai idea assolutamente di quello che mi stai dicendo, vero? Sei arrivato qua facendo il gradasso, pensando che i soldi di papà ti salvino come tutte le altre volte, vero? Beh, oggi non è così. E sai perché? Perché questo lo stiamo facendo perché ce l'ha chiesto tuo papà. Pensi che ci lasci così tanti schiavi per giocare? Un paio ce li lascia sempre, ma questi sono 10. Infatti pensavo semplicemente ti fosse partita una rotella. Diversivo. Ah, le mie rotelle sono tutte perfettamente a posto, sono le tue che evidentemente sono saltate. Se vieni qua pensando di poter fare quello che vuoi nella piantagione di tuo padre... Dove non hai praticamente diritto di stare perché hai rinunciato a tutto, pur tenendoti i soldi del paparino perché sei un viziato quanto tua sorella, ricordiamolo. Beh, Nelson. Non sei qualcuno che ha lavorato per arrivare dove sta. Beh, porco. Mentre va tutta questa discussione, io mi defilo verso la il retro del capanno, approfittando proprio dell'incremento di distrazione esponenziale che si sta creando qua davanti. Beh, Nelson, pare che stia parlando l'alcol. Ti consiglio di rimangiarti quello che hai detto. Ricordati che stai parlando a Monroe e tu non lavori per te stesso, lavori per i Monroe. No, io lavoro per tuo padre. È una bella differenza che tu forse non hai ancora chiara nella tua testolina da persona che ha studiato. Mi avvicino, gli mostro la mascella. La vorresti rompere, sì, eh? Me lo vorresti tirare un pugno. Eh? Vorresti fare a botte, vero? Vorrei fare a botte, ma non vedo perché farlo quando vedi che schiocca le dita e uno dei suoi uomini si avvicina a un altro di quelli che sono a terra e gli fa trangugiare della roba. Lo può fare qualcuno al posto mio, dopo tutto è quello che fate voi ricchi, no? Beh, lo farò anch'io! E vedi che uno di questi schiavi si sta tirando su a fatica, però è una fatica che diventa certo. Un po' più veloce mano a mano che passa il tempo. Diversivo. E noti più che altro una cosa mentre si alza questo schiavo, che il suo collo è piegato in maniera innaturale a 90 gradi. Questo e si sta tirando essere, su lo stesso. Potrebbe essere il momento di fare un tiro di sanità mentale. Esatto! Tutti. Ma io sto facendo il giro, non l'ho visto. Beh, quando lo vedrai, tanto non vale che prima. Tu lo faccia adesso. Io non ci sono. Non morirà prima. Aspetta. Dov'è la salita? Qua. È quella bella tabella gigantesca. Passato. Che passatissimo. Ne ho viste di peggio. Fallito? Sì. 45. Perdi 3 punti di sanità mentale. Ok. Quindi da 45. La casetta quella di Nelson. Sì. A finestre dall'altro lato? Sì. Ci sono anche magari delle tende? Sì. Io provo a vedere se la finestra è aperta. Sì, finestra aperta. Spargo d'olio le tende, il bordo della finestra, butto anche magari tipo sul letto se c'è la cosa, accendo e faccio il giro dall'altra parte. Bravo. Ok. Appicca. E iniziamo. Perché il granaio mi sembrava stupido, qua invece è la casa sua. L'iniziativa. Come funziona? Allora, l'iniziativa base non si tira, si va in ordine di destrezza. Ok. Quindi,
Chi è che ha la destrezza più alta? Io 77. Io 70. Ultimo. 25. Mato. Allora, Anthony è il primo. Ah, sì? Eh sì. No, sono più stupido. Sei un chirurgo. Poi, C'è Shimus. Poi c'è Andrew. Poi ci sono io. Ma io dicevo anche... Stranamente ultimo. Quanto? 25. Sì, sei ultimo. Anche più ultimo degli schiavi zombie. Ma visto che io già dietro la cabana te la tiro la sanità mentale oppure vediamo se li vedo poi. Tutti. Tutti. Ho fatto uno. Perché sento un urlo di umano? No. Perché tanto quando giro... 5. Adesso lo ritiro così lo... Sei proprio girato dall'altra parte, no, hai visto assolutamente nulla. Zombie 65. E giusto, 65 non Alec o Francis, chi lo sa. Anthony, tu puoi chiamarmi Alec per il GM Alec. Cosa interessante dell'iniziativa di Cthulhu, mm-hmm. Se avete un'arma da fuoco già preparata, estratta è più 50, perché sparare non costa, certo, molto. Certo, basta, capito? Sì. Io sono dietro all'edificio. Sì. E cerco un punto d'entrata. Hai appena visto, tipo, mi sei passato di fianco e facevo. Stavo accendendo. Ti ho dato una pacca sulla spalla. Vai, vai, vai. E cos'è che cerchi quindi? Un'apertura, qualcosa per entrare. Finestre ci sono tutte aperte perché. Fa un caldo cane, va bene. E vado all'interno e guardo, mi guardo attorno. Cerco qualcosa di. Un solito particolare. Qualche riferimento al dottore, che tra l'altro non l'abbiamo ancora visto. Fai una prova di individuare, non l'avete visto perché è al saloon il dottore. Ma sì. Altrimenti il suo carretto non sarebbe lì. Ho fatto le gambe della donna. 77. Bene. 2. Quindi no, non vedo un cazzo. Non abbiamo visto un cazzo. 2. Shemus. 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 Sta concentrando fortissimo. Allora, siccome è lui da fuoco, beh, io cerco ciò che potrebbe assomigliare di più a un'arma a portata di mano. C'è vedo vecchia. Qualcosa? Beh, ci sono un po' di attrezzi. Un bel forcone. Esatto. Di fianco a te c'è il piede di porco. No. C'è la zappa, c'è il forcone. Forcone, ci sono delle cesoie. Cesoie. Io sto facendo ribellione. Cesoie siano. Contro i proprietari delle, sì. Delle piantagioni. Ci sono gli zombie. Sì, ma non credo che tu lo voglia usare. Sono cesoie. Zombie. Prendi le cesoie. Ok. E purtroppo, allora, il movimento è più o meno uguale per tutti. Io un pochino di più. Tu sei quello che ti muovi di meno, mi sa. Sì. 7, 8, 9. 7. No, 9, 9. Volendo riusciresti ad arrivare... nel cerchio di persone con Briggs e gli altri, però poi non riesce a fare altro. No, ma io voglio fare furtivo, quindi aspetti, inizia a muoverti. Prendo le cesoie e inizio a muovermi accovacciato verso il cerchio, perché io voglio tirare una cesoiata nel collo a Nelson. Sembra un ottimo e spunto. Che caratteristica hanno le cesoie? C'è una tabella di riferimento? Te lo dico subito intanto che Andrew mi dice che cosa fa. Io voglio guardare negli occhi Nelson e dirgli: fra tutte le cazzate che potevi fare, questa è la peggiore. Veramente credi che drogare a morte uno degli schiavi ti metterà in una condizione di vantaggio? E prenderlo e lanciarlo contro lo zombie. Se è un zombie sarà incazzato, cioè per me è ancora una persona, è sarà una incazzato prova di col combattimento suo. Ok, combatte Rissa? Sì. Quanto hai? 25. Però devo andare io. Però io ci provo. 12. Vedi, ce la fai lo stesso. Mitico. Lo prendi e lo lanci contro lo schiavo che vedi che lo prende addosso e tocca a Briggs che si gira. Guarda lo schiavo e dice: wow wow wow, non devi pestare me, devi pestare quello lì, hai capito? Devi pestare quello lì. E lo zombie lo pesta. Giustamente. Che cazzo. È uno zombie. Io ero convinto che fosse semplicemente uno schiavo arrabbiato. Però.
lo manca. Ah, 77. Ho detto sì, ha fatto 77. Eh no, al 40% di, di colpire. Sono un deficiente, infatti. Vedete che un po' lentamente e un po'... perché sta andando alla cieca, percepisce qualcosa davanti a lui, ma vedete che ci si sta buttando proprio a casaccio. Briggs lo evita e fa: ecco, continua, vai dritto da quella parte oppure ti prendo a calci in culo. Adesso vai e fai quello che devi fare. E tocca ad Alec. Io sono dietro, ho iniziato a accendere? Sì. Da qui dietro vedo un'altra casa lì di fianco, un'altra cosa, cioè, in qualche posto facilmente infiammabile. Magazzini, sono tutti di legno qua. L'allegro piromane. Quindi... non ci sono abbastanza taverne a cui dare fuoco e deve compensare con i magazzini. È giusto. I magazzini. Mi ha detto vai e fai quello che vuoi. No, ha detto posso fare un diversivo. Meglio farne due. Vado da un'altra parte e appicco anche quello. Vale, così. Tenendomi più lontano, a portata più o meno di vista. O almeno di udito se qualcuno urla forte. Guarda che di solito da dove si stanno picchiando. In questi luoghi basta che appicchi una baracca e va a fuoco tutto. Va a fuoco tutto, compresa la villa padronale che da sette generazioni è. Anche perché siamo in Texas in luglio. Esatto. C'è leggermente secco. È leggermente secco, esatto. Sì. Dovrebbe fare un dado da 6. Ok. Più il bonus danno perché. Ok, e le caratteristiche sempre 25-12-5? Sono quelle del combattimento con armi. La realtà è che sarebbe 1. Che sono? E se non ce le hai è 1. Ok. No, no aspetta, no, combattimento vero. Non è... 25. È comunque 25. 25. Minimo. Vado a piccare... Sappiate, ve lo dico, che potete schivare quando vi attaccano. Ah sì? Possiamo? Se arriva un meteorite... Io ve lo dico prima, no? Come quando il master ti chiede se vuoi schivare il meteorite, tu gli devi dire sì. Sì. Comunque vado a piccare il più vicino. Ma perché armi bianche non c'è? C'avrà... Sì, c'è. No, è spada, cioè è proprio... Ah, devi avere una specializzazione. Devi comprare. Cioè è possibile anche che non si propaghi magari a un edificio che è 10 metri più in là. Quindi è comunque probabile perché l'erba per terra è abbastanza secca e ci sono le piante ma in mezzo. Qua è... Allora invece di andare a piccare questo mio round prendo... roba secca e la metto per farla arrivare verso l'altro edificio. Okay. La traccia di fuoco fa. E vedete che anche gli altri schiavi che c'erano per terra si stanno rialzando e gli uomini di Briggs sono colti completamente alla sprovvista, non si rendono conto che gli schiavi si sono rialzati. Vedete che alcuni di questi schiavi si gettano contro gli uomini di Briggs. Nemmeno di Warhammer. E uno che lo vedete si rialza particolarmente veloce, probabilmente era uno di quelli meno feriti nei giri precedenti. Si alza e carica a testa bassa verso Briggs, passando di fianco anche a tua sorella, e si getta nella casa, sfondando la porta principale. Ho fatto 100. Cos'è? Quella dove sono io? La casa sì. Di Briggs? Ma tu sei entrato nella casa di Bix? Sì. Ma è quella a cui ho dato sì. Poco io. Ah, sì. Ok. Cioè, io sono... Quindi lui adesso c'ha la finestra dietro dove sono andato io. Esatto, che con uno schiavo e che... lo schiavo pazzo dall'ingresso. Esatto. Tocca Anthony adesso. Una situazione ideale per giocare proprio. Adesso è illuminata la stanza. Adesso è illuminata la stanza. Sì, adesso vedi tutto. Domanda. Grazie che è illuminata e vedo tutto. Vedo qualcosa. Mamma mia. Sì, ci sono in giro un bel po' di quelle fialette, sono tre casse di quelle fialette che avete visto che stavano usando fuori di vetro con il logo del Dottor Greenwood, tonico per tutti i tipi. E oltre a quello ci sono un paio di fucili di Briggs, i vestiti, roba da mangiare sparsa in giro, non è una persona particolarmente ordinata. Non ci sono libri perché non ti sembra, non ti è mai sembrato uno che leggesse. Allora, io quello che faccio, però qui devo chiedo quello che vorrei fare, ti dico quello che vorrei fare, tu mi dici come si può fare. Bravo. Allora, io vorrei, adesso che si è spalancata la porta e ho visto entrare questo zombie che si è schiantato contro un muro un attimo. No, ha sfondato la porta e sta correndo verso la prima cosa che trova. Me? Va bene. Io vorrei scartarlo. Prendere da un lato la boccetta,
Dalla, immagino il fucile sia appoggiato, accanto alla porta come in tutti i benedetti film texani. No, è appoggiato davanti alla finestra e sta per prendere fuoco. Quindi o prendi la boccetta o prendi il fucile. Prendo la boccetta e mi butto fuori chiudendomi la porta alle spalle. Bravo, lascia il fucile che fa scoppio. Fai una prova di destrezza per evitare lo zombie. 16 su 80. E ti fiondi. Lo zombie finisce nel fuoco. Lo zombie finisce nel fuoco che tra poco esploderà insieme ai proiettili del fucile, quindi... Quindi corri. Ma infatti ho chiuso la porta dietro e vedo fuori gli zombie. Non chiudi la porta perché la porta l'ha sfondata lo zombie. Ah, l'ho sfondata, non aperta. No, è per terra. E vedo la scena di loro fuori. E la scena di loro fuori è che ci sono un bel po' di zombie e uomini di Briggs che se le stanno più o meno dando. Ci sono... Andrew e Briggs. Ma quindi gli schiavi erano tutti zombificati? Ormai sì. A esclusione di Tom, sì, che però ha la faccia rotta. Sì, non, vedi che non riesce nemmeno a capire cosa sta succedendo. Seamus è dall'altra parte e non sai dove sia finito Francis, perché l'hai visto che andava da qualche parte, dall'altra parte. Aha! Quello che hai davanti, tu sarai il dottore, è questo bel ammasso di gente che se ne sta dando di santa ragione. Prima e che sta... finisca il mio turno, l'unica cosa, metto via la boccetta, il bastone lo giro, sotto c'è il pomello in acciaio e mi preparo a tirare mazzate. Seamus! Beh, io sgattaiolo alle spalle di Briggs e provo a tirargli una cesoiata. Vai! Allegra. Destrezza cosa? Cioè... No, è un tiro di attacco. Combattimento, basta. Ok, quindi 25. Hai il... No, fai anche una prova di furtività. Se ce la fai hai un dado sul vantaggio sul... Furtività 20, sempre il verde le decine. No, 96. E allora è un tiro normale. Normalissimo. Dado di combattimento, 33. Quasi. Mancato? Mi abbasso la fortuna di 8 e bravo. Lo prendo. Ok. 75 meno 8 e lui prova a schivare. 1. Cazzo. Mica l'ha schivata bene. Uno ti ha fatto la contromossa judoka e ti ha spezzato la spalla. No, molto peggio di quanto possiate immaginare, perché questo è un bel successo critico. Adesso succede la merda per voi. Tu carichi Briggs con le cesoie. Mm-hmm. Lui si scansa, ti fa uno sgambetto e tu voli con le cesoie nella pancia di Rose. Fammi un bel tiro di sanità. Fatemi tutti e due un bel tiro di sanità mentale. Tu perché hai ucciso un innocente che stava lì e tu perché è tua sorella. Bravo Gianni, bei tiri. 88. No, io l'ho fatto sì, sempre scuse. Fallito. Te ne fottevo cazzi. Tu perdi comunque un punto di sanità mentale. Quanti ne perdo? 2. Ok. Benissimo. Che vuol dire che ne hai persi 5 finora? Sì. E rimani per un attimo completamente paralizzato. Andrew. Vabbè, non è nera, che te frega. No, ma io ho dei trascorsi brutti con le donne morte. In che senso? Scusa. Nel senso che nel mio passato c'è una moglie uccisa dagli inglesi durante una rivolta di piazza. Quindi... Con delle cesoie? No, però... Uccisa da un tuo amico che è inciampato con delle cesoie. E va bene, Andrew. Io sono fermo, immobile, catatonico. Oh Cristo, aspetta. Costa salto. Qualcosa a schivare? No, puoi farlo. Andrew non è preparato a niente di tutto questo. Lui salta il round. Ottimo. Riguadagna un punto fortuna. Briggs. È vero simile. Briggs guarda la scena, guarda Seamus, guarda Rose e rimane paralizzato per un attimo anche lui. Dopodiché l'alcol prende il sopravvento e fa: hai visto, Monroe, che cosa succede quando ti metti a fare cose che non sei in grado di fare? Sei venuto qui addirittura con gli amici pensando di poter fare qualche cosa di utile e guarda che cosa è successo. Tua sorella sta morendo sulle scale di casa mia! Esplode. Era a casa tua!
esplode la stanza di Briggs. E gli ho le fiamme alle spalle. Il dottore fa figo. E si avvicina. Cool doctor, don't look at explosion. E si avvicina anche a Andrew. Vagabonds. Lo prende per il bavero. Senza. Sì, senza, sì. Cioè, certo. Giusto per prenderti per il bavero. E fa: ora torna da tuo padre. Vai a dire che cosa hai fatto a tua sorella. Che cosa ha fatto il tuo amico. Sai che cosa farà il tuo amico, tuo padre? Io ho solo una minima e vaga idea di quello che gli farà. E ti spinge via. E questo sento, io barcollo dietro. Il barcollo dietro per un attimo. E intanto gli schiavi prendono Briggs da dietro. E vedete che due lo stanno trascinando al centro del coso. Gli altri uomini di Briggs, vedete che a metà sono scappati. Ne rimangono altri tre, che però non riescono a fermare gli schiavi, anche perché sono molti di più gli schiavi, certo. E sono in frenzy. E Briggs che... E teoricamente stava... sono anche un po' più fisicati. Sì. E Briggs che stava facendo il gradasso con te, vedi proprio che viene preso da dietro e trascinato in mezzo a quattro che iniziano a pestarlo selvaggiamente a sangue in mezzo. Francis, mentre ha messo l'erba per fare la striscia fino al prossimo edificio, sbircio dietro per vedere la situazione. Quello che vedi è la sorella di Andrew, la ragazza che c'era prima, con delle cesoie piantate in pancia per terra, morente. Non sta per niente bene. Seamus che è completamente paralizzato davanti alla casa in fiamme. Andrew che è senza parole e che sta guardando la scena senza riuscire a reagire. Briggs che viene malmenato da quattro schiavi in mezzo alla piazzetta. E gli altri uomini di Briggs che pure stanno facendo una fine simile. Loro due però mi sembra che non abbiano nessuno addosso. No, si stanno occupando degli altri. E il dottore è appena uscito dalla casa, che però è esplosa dietro di lui. Sì, ho fatto allora, il dottore figo, ma tecnicamente mi sono bruciato il culo. Io mi avvicino, prendo loro due e inizio a trascinarli dietro di là. No, io resisto. Io trascino. Bisogna portare fuori lei. Fate una prova di forza. Infatti, no, ma anch'io resisto anche perché c'è il dottore. Tu hai lo svantaggio perché avevi anche fallito la sì, prova sì, certo. Di sanità. Quindi tira due decine e tieni il peggiore. Ok. 81. Io non ho lo svantaggio perché sono scioccati. No, hanno lo svantaggio loro. Tengo il 6 e lo perdo. 16 su 70. Niente. A voglia. Li trascino dietro così. Poi se vedo che lui faccio solo il passo, finendo il mio round, il passo per andare a prendere anche la tipa, però nel frattempo li trascino dietro. Anthony. Io da dove sono praticamente vedo che gli scagnozzi di Briggs sono... Metà sono scappati e gli altri sono in mezzo che vengono pestati. E Briggs è in mezzo a quattro e lo considero perduto. Dottore, aiuta mia sorella, aiuta mia sorella! Gli faccio un cenno mentre la sta tirando indietro, ma avvicino alla sorella. E viva non. Sta vomitando sangue. Mi chino e gli infilo le cesoie per il fondo. Che è? Sei un maledetto psicopatico di. Perché? Perché è un testimone del fatto che eravamo lì e ci impantanava. Non devi giustificarti, Manto. Fai un tiro di sanità mentale, però. Cristo. 9. Perdi solo un punto di sanità mentale. Per un atto di pura malvagità. Io allora fermo il mio passo per andare a prendere la tizia. Tu hai visto tutto. Sì. Noi no. Facciamo che noi no. Beh, l'idea è che mi mettevo tra voi e lei per farlo. Tu quanto hai fatto di forza per resistere? No, pochissimo. Allora no, vi ho trascinato dietro in teoria, forse neanche l'avete visto. Io ho fatto 80. Vabbè, tanto io sono catatonico. Ma forse neanche l'hanno visto, l'ho visto solo io. E ovviamente faccio finta di non aver visto assolutamente nulla, se posso. Seamus? Niente, io mi inginocchio, cado sulle ginocchia e rimango lì a guardare la scena fisso, ma proprio come se fossi zombificato. Seamus, la casa sta andando in fiamme, dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene, chi insegna i poveri negretti poi a non picchiarsi, ma usare i libri per picchiarsi, non so. È sempre la solita storia, non finirà mai. No, ma ce ne andiamo di qui, magari finisce dopo. È sempre la solita storia, non finirà mai. Io ho due schiaffoni fortissimi. Ti riprendi. Perché comunque è stato solo uno shock sì, sì. Momentaneo. Io arrivo traferato.
Vabbè, li seguo in silenzio. Io lo prendo per il bavero. Era troppo tardi, dobbiamo andare. In lacrime mi volto e. No, l'ho vista. Ha smesso di respirare sotto le mani del dottore. Non si può far niente. Andiamo. Intanto sentite che da lontano iniziano ad arrivare. Che bello Roberto Duca, che non deve neanche. Si premura sempre di non dover tirare a girare. Anche. Ha smesso di respirare sotto le mani del dottore. Teoricamente non devi tirare. Esatto, una roba di una vaghezza proprio di un prestopopismo agghiacciante. Però secondo me lì nel momento uno si immagina che sia poraccia. Sì, certo. Sentite da lontano che stanno arrivando voci, sta iniziando a suonare la campana perché sta andando a fuoco il magazzino, la casa di Briggs, c'è stata l'esplosione. E stanno arrivando parecchie persone, perché in genere quando succedono queste cose tutta la servitù, tutte le guardie arrivano tutte in massa. Mentre... E tu sai che sono almeno una ventina di persone. Certo, no, infatti, allora noi ci allontaniamo nella... Briggs è vivo ancora? No, Briggs vedete che non si sta muovendo. È stato maciullato come gli altri tre che erano rimasti lì. Che non prossima volta scattati. Cerca di non lasciarlo e di risolvere di porco. Tre che erano lì se ne sono andati. Entra e piange. No, vedete che la mia... Cioè, mentre ci stiamo allontanando... Ragazzi, dobbiamo inseguire quelli che se ne sono andati. Se no abbiamo tutta la cittadina dei calcagni al giorno dopo. Ma... Tre sono scappati. Erano in sei in tutto. Tre sono rimasti qua. Tre erano scappati e poi vabbè... Cancello le cesoie perché sono state... Iniziamo a vedere prima. Quando sono scappati quei lì? All'inizissimo. All'inizio? Ma quando ancora non è successo niente? Un paio di round fa. Sì, quando gli altri schiavi si sono rialzati. È vero, dobbiamo fermarli. No, non me ne frega un cazzo di quelle teste di cazzo. Non hanno niente da confessare. Non hanno visto niente. Dobbiamo andare al saloon, prendere lo stronzo di dottore, portarlo nel capanno, spezzargli le gambe e capire cosa cazzo è successo in questo posto. Allora ti potrebbe essere utile questo. Esatto. Lo prendo e io mi dirigo verso il saloon. In realtà si scopre che era un rappresentante di Piedi di Porco. Esatto. Col carretto. Era un porta a porta di Piedi di Porco. E su questo chiediamo la prima puntata di The Call of Cthulhu. Madonna, ragazzi, che pesantezza violenta. È Cthulhu. Cthulhu. E a me piace l'horror. Pare aver funzionato. Io sono già molti passi verso la pazzia. Ma no, io no, neanche io. No, tu sei un passo verso il lato oscuro, però. Non verso la non facciamo domande a Manto, almeno per una settimana. No, aspetta, ma non erano domande, erano considerazioni, perché in realtà è stato molto lucido. Considerazione, ma che cazzo hai fatto? No, è stato molto lucido quello che hai fatto. Semplicemente il tuo, cioè nel senso, devi toglierti, cioè, il personaggio deve andare nel manuale dei mostri. Poi a parte quello va tutto bene. Fate qualcosa. Aveva un senso logicissimo. Logicissimo. Per me. Per te Manto, non per te Anthony, ok? Ma ricordami. Però la cosa strana delle coincidenze, e l'altra volta quando fa una cosa del genere tutti dormivano e l'ha fatta un fanatico che poteva pensare che la falce si muovesse da sola. La seconda volta l'ha fatta l'unico che l'ha visto, è uno che non poteva assolutamente un cazzo di niente, anzi non vuole nemici e quindi... Allora, ricordatemi che se ho un congiunto che sta poco bene di non rendere pubblica la notizia. E io, anche se io ho un congiunto che sta bene, non me lo farei avvicinare a te con delle cesoie in mano. Esatto. Sono abbastanza maldestro. Quando faccio le siepi non mandate le siepi, devono fare il cordone intorno. Esatto. Do not pass col nastro giallo. Esatto. Bene. Quello che avete ascoltato era Fumble, il richiamo di Cthulhu. La prima puntata. Ma quanti punti esperienza si prendono per aver ucciso una ragazzina? Oddio, innocente. Innocente poi fino sì, a un certo una punto. Razzista di merda. Beh, diciamo. Troia, una razzista di merda. Diciamo il frutto dei suoi tempi, ecco. Esatto, sì. Cioè, era una persona normale. Sì, ma infatti io sono più preoccupato per la reazione incazzata del fratello del padre che non per la perdita in sé. Padre. Del padre, sì, no. Ma il padre toglie la pelle, triste di tutto il padre che toglie la pelle grossa da te. Io invece devo capire cosa cazzo è successo, e lo sa soltanto il dottore cosa c'è dentro. Sì. Quindi io voglio andare lì. Poi con mio padre ci saranno rese dei conti. Boh, chi lo sa. Tecnicamente parlando, io so il suo diario e la boccetta, ma io non lo so. Io, se volete, posso creare un diversivo. Ancora, hai diversato. Se lasciamo fare diversivi a te, nell'arco di due giorni non sì, c'è più esatto. La città. Sapete la cosa bella? È che il personaggio di Manto per adesso ha fatto tutto quello che di utile c'era da fare, ma essendo il personaggio di Manto probabilmente non lo dirà nessuno.
Esatto. Perché hai il diario del dottore e ha preso la boccetta. Ma essendo il personaggio di Manto, probabilmente userà la boccetta per drogare il diario del dottore. Animando dicendo di mangiare la faccia alla gente. Secondo me la berrà lui. Creiamo il Necronomicon. No, secondo me infatti io già mi sono immaginato nel momento in cui ha preso la boccetta la scena di lui tipo nel saloon, noi che parlavamo, lui che prendeva un tizio a caso, esatto, lui diceva: "Ehi amico, mi sembra che è una giornata difficile. Bevi questo, oppure uno ferito, bevi questo." L'androide di come si chiama? Il film di Alien, quello orribile, l'ultimo. Prometheus. L'androide di Prometheus che droga le persone a caso. Ti chiedi perché cosa lo muove? Manto. Ecco cosa lo muove. Ma infatti io a me quel personaggio è piaciuto. Ecco. Non avevamo nessun dubbio. Ti sei immedesimato facile. Cioè, allora, mettiamola così, era un androide che si scazza perché fede conto i padroni e dice: "Sì, sei mio figlio, ma fa quello che ti dico io, obbedisci, pulisci i miei piedi e il culo." E questo qua sta lì, c'ha una roba di sostanze figlio, strane, male, fa un "ma sai che c'è? Ma vediamo cosa fa." Giusto. Ma sì, vediamo cosa fa. Un esempio... Vediamo cosa fa a mettere le metanfetamine nella macchinetta del caffè, no? Esatto, tipo. Oddio, è vero. Oh mio Dio, adrenalina! Settimana prossima continuiamo con il richiamo di Cthulhu. Yeah. Per quelli che saranno sopravvissuti, perlomeno. Se ce ne saranno. Se ce ne saranno. Se vi piace il richiamo di Cthulhu, trovate il link per comprarlo nelle note alla puntata. Se vi piace Manto, fatevi curare. Non da Manto, però. Non da Manto. Tra l'altro ci scrive una voce nella testa che ci consiglia di giocare anche ad Actum Cthulhu, in cui si interpretano i nazisti che cercano di conquistare il mondo usando i miti del Necronomicon. Ustia. Se lo troviamo, ho visto che c'è in giro, c'è su Amazon. Ma è un gioco che ci è o che ci fa? Ci è. Ah, Ustia. Ne ho letto bene. Quindi bisogna essere nazi veri? Cioè bisogna immedesimarsi nel nazismo? No, fai i nazisti da... Cthulhu! Cthulhu devi esserci. Okay. Perché se lo fai. Perfetto, va bene. Era esattamente il contrario di quello che mi chiedevo. Come si chiamava il reparto della SS che faceva la ricerca sulle robe occulte? Un vuoto. Aveva il nome specifico. Schadenfreude. Schadenspoiler. Beh, chi lo sa. Detto questo, a proposito di Actum Cthulhu, se volete farci giocare ad Actum Cthulhu, andate su fumblegdr.it, fate una donazione e noi compreremo. È di rivoltura oggi due volte. Esatto. L'annuncio. Giocheremo ad Actum Cthulhu o a grazie per il ventilatore, grazie veramente mille per il ventilatore, grazie. Grazie. Adesso se riusciamo a farci finanziare una partita di antibiotici scavuti per Manto, magari no, riusciamo ma a non fargli uccidere. Ma ha scritto Simone Bernardi che ha una partita di antibiotici che ha fatto scadere apposta. Benissimo. Da dare a Manto quando viene a Milano la prima volta. Benissimo. Ciao Simone. Perfetto. Cerchiamo di fare questa cosa per il semplice fatto che non possiamo uccidere tutti i PNG più o meno innocenti. Così per in realtà l'ha uccisa Gianni, se poi vogliamo fare i pignoli. No, l'ha uccisa Manto perché era ancora viva quando l'ha finita Manto. Non so le cure di quei tempi come funzionassero. Sì, ma lui ha fatto anche un fallo. Aveva una ferita grave. La ferita grave vuol dire che siete a terra e dovete spendere punti fortuna. Anche adesso ha una ferita grave. Sì. È così grave da averla uccisa. Diciamo che non può... Diciamo che hai presente gli stoici che dicono che quando hai un malanno può rimanere identico, peggiorare o migliorare. Ecco, questa ferita non può peggiorare. No. No, decisamente. Essendo in Cthulhu può anche peggiorare. È vero, non può migliorare. Non può migliorare. Bene. SS Anenerbe si chiamavano. Beh, essendo in Cthulhu potrebbe anche migliorare. No, è difficile, può peggiorare però. Beh, desiderio di Astur. Anenerbe. Sì, non migliori però. Diciamo che lei migliora, tu no. Okay. La situazione è peggiore, diciamo. La situazione sicuramente non migliora, quello sì. Beh, vabbè, grazie a tutti per averci seguito. Yes. Andate a lasciare dei commenti su YouTube, su Facebook, condividete i video vecchi di Facebook, di YouTube. Andate a mettere piace sulla pagina di Clotos, i fili del destino. Perché dobbiamo rigiocare. E perché piace. Se raggiungiamo un tot di like, ci rigiochiamo con Padre Flanagan.
A Clotos. Non so se la gente ci crede più molto dopo le ultime promesse. No, l'ultima, allora, promessa, l'ultima promessa è stata colpa loro. No, l'ultima promessa è che non ci hanno votato al macchia, esatto, nera, e di conseguenza non hanno avuto Plare Flanagan. Io ho detto, era, se vinciamo si gioca. Abbiamo vinto? No. No. E allora lo vedremo quest'anno. Io ho mantenuto la promessa. Esatto. Però io giuro che una puntata con Padre Flanagan, a quel punto io faccio uno col dialetto. A Clotos. No, con la cadenza. C'è una cosa per cui potrebbe tornare Padre Flanagan. Attenzione. E cioè, giochiamo all'alba di Cthulhu. Ah, sì, l'alba, perché Cthulhu, l'alba, certo, di Cthulhu è abbastanza demenziale. Ma come Padre premessa. Flanagan è un personaggio serissimo, no, come il De Benedettis. È certo che è serio, eh. Potreste aver aperto un'agenzia di investigazione. C'è il master, ce l'ha con quelli che parlano senza denti. Non è colpa mia, neanche di Flanagan. A una certa età è arrivato dall'America apposta. Pensavo per questi giovani avessero la mente un po' più aperta. Ma no, come le gambe delle ragazzine. No, gioco ogni ruolo con le cose che fa Satana. No, non è vero, ci fumi un po' d'erba mentre giochi di ruolo. Beh, ci pensiamo magari, non sono sicuro. Pensiamoci, l'alba di Cthulhu ce l'abbiamo perché ci è stata regalata da un altro, sì, da un altro nostro ascoltatore. Grazie. E continuate a far cadere Claudio nel declino degli order che accumulano roba. Ho comprato due manuali questo mese e siamo solo al 6 di luglio. Ok, sì, gliene devono arrivare tipo 5 di Kickstarter vari. E quindi... Dettagli. A parte che soltanto quello di, come si dice, quello di Warhammer è una scatola da 45 giorni. C'è più packaging lì dentro. Ma mi piace troppo il fatto che sia la componentistica sia mezza board game. Eh sì, intanto per questione di accessibilità all'informazione, cosa che spesso viene sottovalutata nei giochi di ruolo. Sei accecato, dov'è? A pagina 378 del manuale, il round dopo se lo sono dimenticati tutti. Non solo, il manuale ce l'ha sempre Roberto. Per qualunque gioco, esatto. Quello è il motivo per cui ho fatto fuori mezza cartuccia delle mie stampanti, che devo stamparmi le pagine mie perché così non ti chiedevo i manuali. Quindi il motivo tranne Cthulhu e tranne Warhammer. No, è Warhammer e Vampiri. Sì, perché tanto non si leggeva. No. Vampiri erano due manuali. No, perché Vampiri poi lo sfogliavi e facevi: ah, ok, è nero sul nero, scritto in grassetto sul nero, corsivo, sottolineato. Con carattere greco. Papyrus. Esatto. Okay. Il papyrus. Va buono. Ci sentiamo settimana prossima con la seconda parte di Texas in Cthulhu. Vediamo chi riusciamo a uccidere di altro innocente. Io non ho ucciso nessuno.